Posto, Giacomo. Ok, buono, buono. Eccoci, buonasera a tutti. Adesso devo mettere i nomi ai rispettivi avatar. Intanto, tu sei Askzor o Ashzor? Askzor. Perfetto. Poi vi chiederò anche da dove derivano i vostri avatar. Siamo qui stasera, come avete visto, in compagnia degli MMO.it. Plinius in alto a destra e Askzor in basso a sinistra. Ciao Giulio. E di Horizon invece siamo presenti io, Andrea e Simone Magno. Tra l'altro Lorenzo Plini alias Plinius, quindi un po' si capisce un po' il nome da dove deriva, sì, e Giacomo sì. Conti, Askzor. E intanto, prima di che aspettiamo un po' la gente che si collega, me lo sono chiesto in questi giorni, come mai Askzor, da dove deriva? Guarda, è una genesi lunghissima che parte da Diablo 2 nel 2000. Alla faccia. Io nel 2000 avevo 8 anni, 9 anni, e fu il primo gioco che giocai online, e all'epoca andavano di moda i Pokémon. E allora a me piacevano tantissimo, no, i Pokémon. Il protagonista dei Pokémon era Ash, no? A-S-H. Solo che ovviamente qual era il problema? Che non era... Quindi io volevo chiamarmi così, no? Perché all'epoca andavano benissimo i Pokémon e io mi identificavo. Dopodiché, ovviamente, qual è il fatto? Che era un nome conosciuto e comune, per cui era già preso. Tipo Legolas. Esatto, no? Quei nomi lì, comunque, gente che, insomma, poi Ash vuol dire anche cenere, no, in inglese, quindi uno può fare, non so, negromante, lo chiama Ash, effettivamente ha senso. Quindi era già preso. Allora lì derivò poi il nome Ash Z, perché con l'aggiunta della lettera Z non era preso, no? Okay. Il problema è che era incomprensibile agli italiani, a quanto pare, per cui il nome venne poi rapidamente storpiato, questo ti dico nel giro dei successivi 5-6 anni, in particolare con World of Warcraft, e quindi divenne di fatto Ask, perché tutti mi chiamano Askz, 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 allora Askz. Dopodiché c'era, quindi di base Askz. Poi il suffisso Zor era il suffisso che intorno all'inizio, a metà degli anni 2000, si utilizzava per individuare i pro. C'erano tutti Zor, no? Alla fine era come dire, la cosa figa, no? Il Zor voleva dire che tu eri arrivato, e allora Ask Zor, capito? E quindi da lì poi, nel corso, diciamo, dal 2008-2009 in avanti, immagini, è diventato il definitivo. Sì. Buonasera a tutti, intanto. Buonasera. Buonasera ragazzi. In quei giochi si usava Zor come suffisso? Come? In quale giochi si usava Zor? Ah no, ma era ovunque, cioè Zor voleva dire che tu eri arrivato alla fine, cioè lo Zor era anche un po' il modo per dire, era l'ultima forma di qualcosa, no? Non so, il... cioè, io mi ricordo che c'era un meme di non mi ricordo più quale... senatore americano che voleva aumentare le tasse, questo poteva essere 4chan nel 2008, una cosa del genere. No, allora lui si chiamava il Tax Master o il Tax Master Ords, perché era proprio quello che metteva le tasse uno dopo l'altro, capito? Cioè, tanto per dire, no, non era una cosa relegata a un videogioco, era un meme ante litteram. Il meme più noto di questo, Askzor, è The Prozols, che viene sì, da... esatto, è bravo, esatto. Age, serie TV ante litteram. No, ma in Pone Age non c'era il Prozols, però era parte di... C'era il Master, però. Master, vabbè. Era il Master. Penso era. Male, però a me Prozor fa venire in mente Prozac, piuttosto. Ecco. Oh, era così nel... formazione professionale. Io poi... Altri tempi, ragazzi, un altro internet. Tra l'altro io infatti mi... Esatto, un altro internet. Dico con divertimento che io l'ho conosciuto quando lui era ancora Ashes, quindi l'ho conosciuto nella prima fase del nickname. E poi nessuno lo riusciva a presentare, a pronunciare per qualche motivo, e quindi... Infatti io in primis... Ashes, boh. Guarda... Allora, intanto buonasera a tutti, ragazzi. Per quanto riguarda il mio nickname, la genesi è più facile, però diciamo l'etimologia è più facile, però anche nel mio caso c'è stata una lunga genesi, perché inizialmente io mi chiamavo Daet Plinius, ovviamente ispirato a Star Wars. Però siccome
Ovviamente poi per renderlo un po' più serio ho tolto il Darth, però diciamo che c'è una doppia ispirazione, perché da una parte è ispirato a Star Wars, ma dall'altra parte volevo anche ispirarmi al latino, perché io ho studiato il liceo classico come anche Asks, e quindi avendo studiato il liceo classico, quindi c'è Plinius, quindi Plinio il vecchio, e quindi era un misto, perché diciamo che era una via di mezzo tra Darth Sidious e Plinius. E Plinio, quindi Darth Plinius, e quindi poi è che bellissimo. E quindi poi il Darth se n'è andato e sono diventato solo Plinius, che è molto così. Ho tutte le sue varianti. Ecco, casomai in un MMO dovessi trovare Plinius occupato, metto Plinius, Ploinius. Comunque, sempre quello difficile. È difficile. Io penso che Asuka, per esempio, sia difficilissimo trovare un duplicato come... infatti è stato poi anche... No, è vero, anche nel mio caso, a volte quello che trovi occupato può essere Plinius, però io sono Plinius, quindi sì. È già qui. Infatti sì, ci sta, è così. Infatti dico, bravo che l'hai scritto giusto, perché un sacco di gente ancora oggi, anche gente che mi conosce da anni, mi scrive Plinius, e io ogni volta dico... È dura. Anzi, pensavo fosse proprio... C'è un po' di ritorno. C'è un po' di ritorno? Solo da parte mia, ok, adesso no. Ok. Ho avuto 2 secondi. Tanto scrivono che è una lore incredibile. sai, noi parliamo di MMO, quindi di lore ce ne intendiamo. Ecco. Che roba che va avanti, appunto, come vi ho raccontato, da... una vita, anni e anni, decine d'anni. Questo è Ask, un pizzico di eco, non sono sicuro, Adesso vediamo. Potrebbe essere. Se faccio eco io mi metto le cuffie, non c'è problema. Io non ce le ho, quindi anche volessi non... Vabbè, alla fine la scelta di un nickname è una cosa importantissima. Io, a differenza vostra, a seconda del tipo di gioco, sceglievo il nickname in base alle caratteristiche del mio personaggio. Sono uno che crea personaggi buffi, avatar un po' stupidi, e dai nomi alla Yotobi, tipo Frigobar, Verdurino, Verdi, robe strane. Poi alla fine, Come? Te ne posso dare uno che è fighissimo, che è stato teorizzato negli ultimi 4 anni ed ci ha tenuto compagnia una vita. Aiuto, vai. Nasce su Star Wars The Old Republic, che è l'MMO di Star Wars, no? Sì. Allora, in questo MMO uno poteva creare il personaggio anche molto corpulento, diciamo, grazie. Bello grande. Dart Camion. Bellissimo. Beh, fai che ho usato anche nell'MMO della Marvel... No, della DC, volevo dire DC Universe, ero Von Gola, come Fon, ero cattivo. Sono altri bruttissimi, altri orribili che adesso non vi dico. Simone? Simone è Solanter. Esatto, ho quel nickname dalle superiori perché ho attraversato la mia fase emo / black metal e quindi io ero Solanter. Poi da lì hanno cominciato tutte le derivazioni, ho cominciato a usarlo in qualsiasi videogame e quindi da quel momento Soul. Però è molto vero che il nickname è un casino anche a livello psicologico, perché se io non avessi coniato questo termine di Plinius, che effettivamente lo sento proprio come mio, io non saprei che nome darmi, cioè sarebbe un casino. Infatti negli anni ho cercato di trovarmi dei nick alternativi quando non voglio farmi riconoscere, allora magari mi chiamo Olarax o Dumnorix, che sono nomi di origine celtica, però è un casino, raga, cioè perché poi non ti senti tu, cioè non lo senti tuo. Esatto, è così. Io infatti sono contento perché solo Plinius lo sento davvero mio. Infatti c'è gente che mi conosce nella realtà che mi chiama uguale Plinius, però se non fosse per quello è davvero, non è facile, ecco, trovare un nome proprio che ti rispecchi. Infatti spesso si cambia anche nick a metà strada. Io ho degli amici che a 30 anni hanno cambiato nick, solo che poi è un casino perché c'hai tutte le mail legate al nick, vero, legate al nick, il Battle.net legato al nick, insomma è un discreto casino. Sì, io diciamo l'ho cambiato alla fine recentemente. Io alla fine adesso negli ultimi anni sono diventato Zazzandre, Andrea e Zanacchi di cognome, quindi è stata un po' una fusione. E incredibilmente nessuno si chiama così, quindi mi va di lusso e lo uso anche per comodità, quindi nessuno mi copia. C'era una chart riguardante, diciamo, i tier dei nomi, no? Cioè dicevano quelli più usati, quelli meno belli, non da God tier a shit tier, no? E il God tier era il tuo nome, ma modificato, o il tuo cognome, o una sintesi dei due, esatto, sì.
modificati per renderli, diciamo, roleplay, comunque adattati al... Non puoi chiamarti, no, Mario Rossi nel videogioco, un po'. Beh, Red magari Mario. Mariox, capito? Mariox già era un'idea, ecco. Eppure, guarda, il nick che fino adesso mi ha fatto ridere di più di tutti è stato su League of Legends, che a un certo punto mi sono visto Statizia chiamarsi Giorgia Meloni. E allora capisci tutto, cioè capisci perché è sempre arrabbiata, perché è sempre a dire cacate. Solo che quei nick lì non li puoi tenere per sempre, perché sono legati a un avvenimento contingente della realtà. Quando finisce l'avvenimento contingente della realtà, il tuo nick non ha più senso, no? Quindi... è un casino. Ma lei è un meme sempiterno, insomma. Sai che la Meloni giocava ai videogiochi, era un'appassionata di Tolkien, era una nerd prima di diventare quello che è diventato. Dove è finita allora quella persona? Ci sono ancora dei Masulli da qualche parte nel web archive, però sì, è un'appassionata di fantasy come eravamo tutti a 16 anni, no? Madonna. Era una di noi, Giorgia Meloni, ragazzi, poi non so cosa ha visto. È vero, giocava a D&D. Sei ammalata, no, come? Se si ascoltava, ascoltava i Rhapsody, non mi ricordo. Sì, vero, vero. Che grande. Una nerd in progress che è finita male. Sì, veramente. Tanto è Season che dice, mi ha fatto ridere il commento di prima, che solo io per dare i nomi sfoglio il catalogo dell'IKEA. Morto. Sì, ti chiami Harlarlarvand. Beh, sono nomi molto celtici da barbaro. Cioè, infatti, è importante che nessuno te l'abbia fregato, no? È sempre quello il discorso, perché poi con i single player è un discorso che non si pone, con i giochi offline, esatto. Però con gli MMO è un dramma. Se ti chiami Legolas è un dramma. Ma infatti... Sì, però se ti chiami Legolas fatti due domande. Sì, sì, infatti, però... O Dark Angel, comunque c'è stato il periodo in cui uno non sapeva che nick dare. Io ripeto, io sono stato fortunato, però non tutti avevano il nick pronto come ce l'avevo, servito su un piatto d'argento come ce l'avevo io, quindi... Io ad esempio tra noi sono quello che ha il nick un pochino più, diciamo, comune. Scialbo. Quindi ogni volta che devo fare un account nuovo è un dramma, cioè comincio a fare, vabbè, magari metto questa lettera maiuscola. Quindi cominciano tutte le declinazioni varie, addirittura su Final Fantasy XIV non riuscivo a trovare niente e quindi ho fatto ridere una mia amica perché ho messo Sollino Anterino. Vabbè, una declinazione del tuo nickname, ci sta. Non so se è un problema mio, vedo la GA. No, forse è un problema mio. Vedevo lo ha lagato un attimo. Sì, sì, un secondo sì. Ok. Comunque, adesso ci siamo presentati. Volete un po' descriverci la vostra realtà? Un po' cos'è MMO.it? Com'è nata? Com'è nato il gruppo? Com'è nato il progetto? E in occasione della domanda metto anche il link al vostro sito. Aspetta, ve lo metto io. Perché... Grande. Per me può rispondere Plinius. Ok, poi se dico cosa hai sbagliato mi correggi? No, comunque, allora MMO.it nasce come un progetto editoriale che vuole appunto diffondere informazione e la cultura degli MMO, quella che appunto in inglese si chiama MMO culture, cioè tutte le informazioni e la cultura che riguarda il mondo videoludico online. Il progetto è nato nel 2015, di fatto abbiamo aperto ufficialmente il sito nel 2016 e quindi sì, la definizione è che il nostro è un po' tra le... un po' di eco, forse un problema mio, non capisco, aspetta, ok, dicevo, ok, no, è un progetto editoriale indipendente, quindi dedicato all'informazione e anche alla critica sui videogiochi online, il che è importante perché noi comunque non facciamo solo informazione inteso come news, ma facciamo anche critica laddove bisogna ad esempio pubblicare, diciamo recensire dei titoli, sia giochi recenti che anche giochi che hanno fatto la storia del genere, e noi ci teniamo anche molto a diffondere una cultura storica del medium videoludico, perché quello videoludico è un medium ancora molto giovane ed è importante però che si conservi, che se ne conservi la memoria. Spesso, ad esempio, molti ragazzi giovani non sanno neanche cosa usciva 10 o 15 anni fa, quindi è molto importante anche preservare la memoria storica e culturale dei videogiochi.
Certo. E quindi sì, e poi vabbè, abbiamo oltre che il sito vero e proprio, che è ovviamente mmo.it, siamo presenti sui social, quindi su Facebook, Instagram, abbiamo un canale YouTube dove pubblichiamo video ad esempio sui migliori MMO o sui giochi più attesi o sui migliori free to play, e poi abbiamo anche un canale Twitch che stasera stiamo, su cui stasera vi stiamo ostando, in cui appunto facciamo live streaming sia sulle ultime novità, quindi non so, ad esempio adesso è appena uscita Shadowlands, la nuova espansione di World of Warcraft, che ovviamente abbiamo streamato, ma anche streaming storici dedicati agli MMO del passato come Ultima Online, Dark Age of Camelot, Guild Wars 1, eccetera eccetera, ecco, e quindi esploriamo, diciamo, noi tendiamo particolarmente a esplorare anche quelle parti più recondite, no? Magari meno note, che non stanno sotto i riflettori, ecco, perché diciamo che oggigiorno nel 2020 gli MMO RPG, come si intendevano una volta, forse sono in crisi, però gli MMO in generale non ce ne sono mai stati così tanti, cioè non sono mai stati così tanto giocati. In generale l'idea del gaming online, l'idea del giocare online insieme non è mai stata come diffusa come in questi anni, e quindi noi cerchiamo di diffondere, anche di dare un occhio critico, no? Perché spesso poi in Italia si può diffondere anche di dare un occhio critico, per cui abbiamo molto questa mentalità tifoseria, per cui o una cosa è bellissima e non si può criticare perché altrimenti non l'esa mai sta, oppure fa schifo, una merda, fa cagare, maledetti, e quindi bisogna spesso cercare una via di mezzo, invece, il che vuol dire mantenere un occhio critico ma senza spalare letame su ogni cosa, ecco. Poi AskZo sicuramente mi continuerà se ho dimenticato qualcosa. Ammetto che per un attimo pensavo stessi intendendo continuerà a spalare in realtà critiche. Secondo me quello che va così sottolineato è la differenza tra MMOIT e qualsiasi altro portale di informazione che sia stato creato anche prima di noi, che ha più successo di noi, ovviamente gode anche di un periodo più favorevole nel quale si è formato. È quello che ha detto Plini, no? Sono due le cose fondamentali. La prima è l'occhio di riguardo nei confronti di ciò che c'era, la storicità del medium, quindi il fatto anche, per esempio, di porsi dei problemi di cui Plini è esperto, di preservazione, no? Del mondo virtuale. Immaginate un gioco che va offline, quel gioco lì è morto, è finito, il mondo virtuale non esiste più. RIP. E quello è un problema, nel senso che poi io... personalmente sono laureato in giurisprudenza, ho fatto una tesi sul software, insomma mi occupo di informatico, c'è tantissimo da questo punto di vista oggi che è sopito, nel senso che nessuno ne parla, ma l'idea di dare un servizio alla comunità subordina la fruizione di questo servizio a un ente che te lo dà, no? Se io fruisco di un MMO è perché c'è un server centrale da cui i dati arrivano, giusto? Certo. Nel momento in cui il server centrale muore, muore anche ciò che c'era su, e quindi muoio anche io in qualche modo, perlomeno il mio personaggio, quello che ho fatto, ho perso del tempo, posso venire rimborsato, a volte sì, a volte no. Un problema che non è solo degli MMO e dei mondi virtuali, anche dei software. Pensiamo alla modifica che c'è stata nell'ultimo periodo con, non so io, Adobe, la suite Office, anche software di produttività che non sono più venduti come prodotti, ma sono dei servizi che dietro corrispettivo mensile si possono utilizzare. Quindi c'è un cambiamento profondo nella concezione del medium, che io francamente non ho visto analizzato da nessuna parte, che invece a noi sta molto a cuore, perché ovviamente influenza sia la nostra vita così lavorativa, studentesca di tutti i giorni, ma anche poi il divertimento, lo svago, appunto questa concezione di mondo virtuale di cui gli MMO sono stati alfieri, no? E poi la cosa forse più importante è l'idea critica dell'analisi videoludica, nel senso che se c'è una cosa che noi rifiutiamo è la mentalità da rivista del parrucchiere, per cui uno deve dare dei consigli per gli acquisti invece che far critica di un videogioco, no? Noi abbiamo una tradizione anche in Italia di riviste, di siti che danno i voti, e quindi alla fine il voto è un sorta di consiglio per gli acquisti, sono le cose più belle, le cose meno belle, uno deve spendere i soldi nelle cose più belle. Ma c'è molto di più rispetto a questo. Nel cinema questo non succede, nella letteratura questo non succede.
le recensioni non sono dei consigli per gli acquisti in quei medium lì. Allora non si vede perché nel videogioco non possa essere la stessa cosa, perché non possiamo elevarci anche noi e trovare una dialettica basata su una critica vera e non semplicemente su uno scimmiottamento delle riviste da parrucchiere. Ecco, noi abbiamo avuto tante riviste da parrucchiere, adesso è ora di fare in modo che il medium venga concepito in modo diverso, come una vera forma d'arte a cui si applicano delle categorie che solitamente si ritrovano in quelle che ormai sono sdoganate quanto forme d'arte, no? Il cinema, la letteratura, la musica, le opere di arte, diciamo, visiva, no? Figurativa, eccetera. E nessuno ti ha mai detto, quando analizza un Van Gogh, che quello vale 9 e gli dà 9 come voto, no? È ridicolo, è ridicolo. Anche io non vorrei dare i voti, poi per forza di cose siamo costretti a farlo, come lo sono costretti quelli che recensiscono gli album discografici oppure i film, però è un'idea sbagliata, molto approssimativa, molto indietro, puerile in qualche modo, no? E quindi, il videogioco non è puerile, il videogioco ha anche qualcosa di puerile, ma non vuol dire che solo perché può rifarsi a un pubblico infantile, appunto adolescenziale, non possa anche rifarsi a un pubblico adulto, non possa essere foriero di concetti pesanti, come dire, veri, no? Non solo il mondo delle fiabe o il paese dei balocchi. È come se proprio avesse mantenuto quell'aspetto ludico, no? Di score proprio nelle recensioni. Infatti, effettivamente, come dicevi tu, non è che uno valuta un quadro 8. No, guarda, penso sia dovuto al fatto che su Pac-Man si facevano le high score. Ho detto che è come se avesse mantenuto una roba del genere. Sì, ma guarda, questo lo puoi dire per la musica in buona parte. Sai, la musica, ad esempio, si sta imbastardendo. Io vedo le recensioni, ma anche il cinema, sono sempre più di un livello un po' così... Non perfetto, ecco, anche dal punto di vista dell'analisi, la profondità dell'analisi, l'italiano nella quale è scritta, insomma c'è un po' l'idea che basti parlarne in modo semplice per un pubblico appunto adolescenziale al più, invece non è così, invece l'arte e anche l'atto del giocare è importantissimo pure per una persona adulta e quindi è giusto che una persona adulta ne legga in modo adulto, perché bambini dopo un po' non lo si è più e quindi è giusto che ci sia un altro modo di affrontare le questioni. Come diceva Nietzsche, in ogni uomo è nascosto un bambino che vuole giocare. Assolutamente, però non vuol dire che uno debba dare a quest'uomo che vuole giocare gli input di un bambino, perché non è un bambino, è un uomo, ha bisogno di altre cose. Poi il fatto di giocare è bellissimo, è fondamentale nella vita di un uomo, però appunto la critica è diversa. Alla fine, esatto, una persona apprende, no, solo se è motivata, e quindi il gioco motiva la crescita, motiva poi l'apprendimento, certo, e l'acquisizione di determinate skills. Scusami Simo se ti ho interrotto. No, garantito, assolutamente. No, volevo semplicemente dire che possiamo fare una analisi, diciamo, storica di questa cosa che hai detto, cioè il fatto che il videogame, a conti fatti, era nato come una trasposizione nel digitale di qualcosa di analogico. Quindi sostanzialmente le persone che al tempo ne usufruivano erano ancora dei bambini, perché si pensava appunto al videogioco come semplicemente una trasposizione digitale di qualcosa che era destinato ai bambini. Quindi da quel momento ad oggi, naturalmente, a questo tipo di medium, come ben detto, si è evoluto, tanto da trattare determinati argomenti di una certa pesantezza, di un certo spessore, in un determinato modo più profondo, più serio. Tuttavia, devi anche mettere che appunto quelli che ci sono cresciuti assieme sono cresciuti appunto con la convinzione che quelli erano la trasposizione nel digitale di una cosa per bambini. Naturalmente, questa cosa con noi già sta iniziando a cambiare, cambierà ancora con le generazioni che saranno al nostro posto tra 10 anni. Sfortunatamente, ora come ora, dobbiamo un attimo fare i conti con una mentalità abbastanza ibrida, in cui da un lato vediamo appunto quelli che ancora si ostinano a dare ai videogiochi, si ostinano a relegare i videogiochi nell'ambito del sono la trasposizione dei giochi, dei giochi per bambini, e altri invece che vedono i videogiochi come vere ed effettive forme d'arte. Ma diciamo che i primi semplicemente magari peccano un attimo di presunzione nel pensare di sapere come quei giochi sono fatti, quando non sanno in realtà
come effettivamente vengono prodotti, da quale idea si producono, si creano e soprattutto quanta esperienza, quanta professionalità ci vuole per creare un videogioco, perché non è effettivamente come appunto era 40 anni fa la semplice trasposizione di alcuni bit che fanno cose, per dire. Adesso invece ci sono vere e proprie architetture di gioco su cui si reggono, che io sinceramente per quanto mi occupo un po' di tecnologia non saprei dove metterci mano. No, allora, dico un paio di cose e poi sono sicuro che Plinus ha anche da aggiungere delle cose. Allora, secondo me non è una questione tanto di come si fanno le cose, nel senso che tutti sono concordi nel dire che Roald Dahl è un grande autore, però fa libri per bambini e nessuno lo mette in dubbio, giusto? Allora, non è una questione del fatto che oggi per fare un videogioco si è richiesta chissà che cosa, perché uno può dire, non lo so, i fumetti, capito? Fumetti, ci sono fumetti per adulti, fumetti per bambini, però io non è che vado a dire i fumetti per bambini sono più semplici da realizzare, capito? Poi non lo so, francamente, io non è che sono uno sviluppatore di videogiochi, ma non è così comunque, ok? Quindi non è una questione tanto di complessità nella realizzazione dell'opera, è più che altro una questione del fatto che, da una parte, la società di oggi tende alla puerilità sotto molteplici aspetti. Lo vediamo anche nel cinema mainstream, no? O nella musica mainstream, è roba fatta per adolescenti, ok? È roba di cui già io, che voglio dire, non ho quasi 30 anni, quasi, insomma. Però mi sento già un po' fuori luogo, mi sento già un po' vecchio, no? Riguardo queste cose qua. È tutto fatto per quel mercato lì. E quindi è ovvio che anche nei videogiochi si vede questo andazzo, ma voi prendete gli ultimi film di Star Wars, sono una cosa per adolescenti al massimo, ma forse anche prima, ok? Poi uno può dire, sono belli, sono brutti, a me non mi interessa, però è ovvio che il target è quello lì, no? I film degli Avengers, cosa sono? Cioè, qual è il target? Non sono certi quarantenni, ok? Magari si cerca di infantilizzare anche quanti. Bravo, esatto. Cioè, ma comunque il punto è, tutto l'andazzo della società è verso una puerilizzazione. Poi uno si può interrogare perché, ma è così. Dopodiché il discorso è, i videogiochi sono anche nati e si sono sviluppati in un periodo un po' sfortunato, possiamo dire, no? Perché il loro apice è stato raggiunto prima che diventassero mainstream, cioè paradossalmente i videogiochi hanno dato forse il loro input maggiore alla società in un periodo intorno agli anni 2000, possiamo dire. Quando il medium non era conosciuto come lo era oggi ed era anche un po' ostracizzato, come è tipico di tutti i nuovi medium. Anche il cinema era ostracizzato all'inizio, anche la televisione era ostracizzata all'inizio. Per cui quello non è niente di nuovo, non è peculiare ai videogiochi, è una cosa che si è vista in qualsiasi altro medium. Quando negli anni 30 sentivi la radio, è probabile che tua madre ti dicesse «ma leggiti un libro». Quando negli anni 60 vedevi la televisione era probabile che tua madre ti dicesse ma la radio è molto più bella. Quando negli anni 90 giocavi ai videogiochi la gente ti diceva ma perché non guardi Dragon Ball come tutti? Capite? Cioè è un'influenza che si è vista e rivista nel corso della storia umana. Il problema però è che nel 2000-2006, io solitamente lo pongo nel 2006, questo si è diffuso tantissimo il medium videoludico grazie anche a internet, no? È stato poi internet la cosa principale, diciamo, che ha contribuito alla diffusione del mezzo. E il videogioco era molto giovane, per cui, malgrado avesse già avuto dei picchi, quello che è passato grazie alla rivoluzione di internet alla società è che videogiocare fosse per buona parte una cosa da bambini. E in parte era vero, e in parte anche noi nerd, tra virgolette, ce la siamo andata a cercare, perché non è che vivere all'interno di un videogioco, avere la passione dei videogiochi in qualche modo ci rendeva migliori, come molti pensavano, non era così, era una passione, come tante altre, però era una passione giovane, ed era una passione che assorbiva moltissimo, più di quanto assorbisse il cinema o altri medium di questo tipo. E quindi uno alla fine diventava videogiocatore prima di tutto, e poi persona con i suoi interessi. E quindi veniva ostracizzato, anche giustamente a volte, e veniva relegato a un ambiente puerile, no? Infantile. Perché questo? Perché è naturale che fosse così per la giovinezza del medium. Il problema è che c'era internet e quindi è passata globalmente questa idea qua. Laddove invece all'epoca dei fratelli Lumière non era passata globalmente l'idea che il cinema fosse una roba da bambini. Quando invece avrebbe tranquillamente potuto esserlo. Ma questa concomitanza sfavorevole di fattori ha fatto sì che il videogioco
rimanesse un po' indietro, non solo nella sua produzione in sé, ma anche, come dicevo prima, nella critica che del videogioco viene fatta. E poi di questa concezione ci si è fatti un po' tutti alfieri, perché la puerilizzazione generale della società, come dicevo prima, ha fatto molto comodo, no, questo sistema. Per cui il videogioco era una cosa infantile, ma le cose infantili oggi sono state completamente rivalutate, sono il pinnacolo del mercato, e quindi non c'è ragione per cui non, cioè, si debbano superare, no? Alla fine conviene a tutti che sia una cosa di questo tipo. Tra l'altro oggi con la diffusione non c'è neanche più lo stigma sociale del giocare ai videogiochi, quindi sono tutti ben contenti di parlarne come dei bambini, e il medium va avanti a tentoni, anzi a quattro, a gattoni, no? A quattro zampe, proprio come i bambini. Questo è il problema, è una concomitanza di fattori sfavorevoli. Anche sì, se ci sono comunque delle persone, poi ti lascio la parola a Plinius, che comunque cercano di far evolvere, di dare quel piccolo passo in più, no? Per rendere il videogioco effettivamente un media al pari di altri media come la televisione, come il cinema, l'arte in generale, i libri, ed è lo stesso problema appunto che accompagna i fumetti. Per questo le visual novel, certo, vanno molto, perché il termine visual novel è più figo e quindi è, tra virgolette, destinato a un altro target, anche se alla fine un fumetto è una visual novel, quindi non... Infatti non ho mai capito bene cosa fossero le visual novel. Scusami, Pelino, volevi concludere? No, figurati. Sì, no, Giacomo ha fatto un discorso molto filosofico che ovviamente io condivido, con cui concordo. Io, diciamo, sono più terra-terra, no? E faccio un discorso, volendo fare un discorso più semplice, dico, meno male che mi occupo di MMO e mondi virtuali, meno male che noi ci occupiamo di mondi virtuali, perché i mondi virtuali in realtà sono nati come la trasposizione digitale dei GDR cartacei, dei giochi di ruolo cartacei come Dungeons and Dragons, che nessuno avrebbe reputato per bambini già quando erano nati negli anni 70, no? Quindi da quel punto di vista dico, a noi va di culo, no? Scusate il termine, perché... fin dall'inizio, cioè fin da quando sono stati concepiti i mondi virtuali, sono stati concepiti come trasposizione dei GDR pen and paper, e quindi subito a livello concettuale si è diffusa l'idea che fossero più maturi, cioè che fossero rivolti a un target, a un pubblico più maturo. Infatti i primi mondi virtuali non venivano certo giocati dai dodicenni negli anni 80-90, anche perché erano degli esperimenti talmente pionieristici che richiedevano una conoscenza estremamente tecnica proprio del mezzo, e quindi effettivamente quando sono nati i primi mondi virtuali erano approcciati da quarantenni, trentenni, tra l'altro spesso anche persone ricche, o comunque persone che avevano una disponibilità economica, perché noi oggi sappiamo, noi spesso oggi ci lamentiamo di quanto costano i videogiochi, ma spesso non si ha idea di quanto costassero negli anni 80 i mondi virtuali. I primi mondi virtuali avevano dei costi folli, ma che non venivano misurati in tot euro, vabbè a quei tempi c'erano le lire, comunque non venivano misurati in tot euro al mese, ma in tot euro all'ora. Cioè tu negli anni 80 per giocare ai primissimi mondi virtuali online, che ancora non si chiamano mondi virtuali ma nei cosiddetti MUD, cioè multi user dungeon, che erano di fatto i corrispettivi testuali dei GDR cartacei, perché erano proprio i primi giochi di ruolo testuali online. E i primissimi esperimenti tu pagavi allora, perché poi c'è anche il costo della connessione internet, che a quei tempi erano dei costi folli, e anch'essi erano costi orari, quindi era un hobby che potevano permettersi poche persone, ecco, a meno che non, poi magari giocavi un'oretta a settimana, allora ok, te lo potevi permettere, però se uno voleva starci dietro ore e ore al giorno, cioè dovevi essere ricco, perché ti partivano delle bollette che sembravi l'Enel, per cui è anche una questione che effettivamente c'è un target più alto, cioè c'è un quarantenni e cinquantenni che giocavano negli anni 80 e 90 ai primissimi esperimenti virtuali. Poi col tempo ovviamente si sono sempre più massificati, d'altronde il genere stesso si chiama MMO, quindi è massivo, si sono massificati e si sono anche avvicinati a un audience più giovane, no? E questo è successo prima con World of Warcraft, che sicuramente è stato il primo spartiacque, ma in tempi più recenti anche col criticatissimo Fortnite, che ha aperto le sue porte a una marea di ragazzi giovani, dei ragazzi della nuova generazione
odierna. Quindi sì, c'è anche tutto un discorso generazionale dietro ai mondi virtuali che è estremamente interessante, tocca la psicologia così come tocca anche la sociologia, ed è per questo che io... Assolutamente, sì, infatti ormai al giorno d'oggi... Soprattutto, esatto, al giorno d'oggi gli MMO sono talmente complessi che c'è nel team che se ne occupa, tra gli sviluppatori c'è sempre qualche economista, qualche esperto di economia. E a tal proposito, riguardo a quello che dicevo prima su MMOIT e su quello che è il nostro progetto, è per questo che fin da quando abbiamo fondato MMO.it la nostra priorità è sempre stata quella di proporre contenuti di qualità, sia scritti che video, perché diciamo, come dicevo anche Giacomo prima, al giorno d'oggi la quantità non manca certo, cioè nel mondo di internet del 2020 di quantità ne abbiamo quanta ne vogliamo, anzi è fin sovrabbondante. Il problema è che poi oltre alla quantità bisogna anche affiancare un lavoro di ricerca delle fonti, ricerca storica, di effettivamente che sia affidabile, che sia di qualità da un punto di vista proprio editoriale e giornalistico. Ed è anche per quello che noi abbiamo sempre puntato sull'approfondimento dei contenuti e ad esempio proponiamo anche diverse rubriche, che sono rubriche sia scritte che video, in cui il nostro obiettivo non è dispensare la verità assoluta, ma noi vogliamo fornire degli spunti di riflessione sul mercato videoludico e poi dare voce alle opinioni più disparate, però tenendo sempre in considerazione che ci sono delle definizioni, ok? Ci sono dei punti di vista in principio teorici proprio. No, hai fatto un ottimo ragionamento, anzi, senza saperlo, hai ricalcato i risultati di una ricerca di Williams, che ha studiato World of Warcraft e EverQuest negli anni 2000, questo, e ha visto che, appunto, ha fatto una sorta di prototipo del giocatore medio degli MMO, e ha detto che era benestante e sui 30 anni di media. Ah, EverQuest hai detto? EverQuest 2, sì. Figo. E primo e anche WoW stanno alla ricerca degli anni i primi 2000. Sì, ah, sì, verissimo, guarda che ti dico sintomo anche dell'invecchiamento personale di ognuno di noi. Io ho giocato tanto a WoW tra il 2007 diciamo e il 2010 e io ero tra i più giovani, avevo 16-17 anni all'epoca, ok? C'erano tutti trentenni, 25, sì, sì, sì. 30, 35, 40, ok? Cioè i capigilda, la gente che aveva il tempo, anche diciamo, era gente adulta, capisci? E quindi era da una parte un'esperienza formativa, dall'altra, come dire, tu dicevi, oh figo, io sono il più giovane, cerco di incasellarmi in un ambiente comunque più adulto e quindi ti serviva anche per crescere, no? Infatti è stata forse una delle esperienze più formanti della mia vita. Anche ma perché alla fine oggi... per andare avanti, per vincere e diventare più forte, devi inserirti in una gilda, devi inserirti in un gruppo sociale e quindi devi per forza interagire con gli altri utenti. Che all'epoca erano ben più grandi di me, ben più esperiti di me, eccetera. Dopodiché, oggi, se io fossi il Giacomo di allora, sarei tra coetanei. O forse addirittura sarei un po' più grande della media, perché oggi ci gioca gente che è molto, molto, molto più giovane, metà degli anni che avevano una volta i giocatori medi. In quanto è successo questo? 15 anni. Lui ha citato Fortnite, io ti cito Minecraft, no? Che è l'altro grande esempio degli ultimi anni, che ha sdoganato il medium anche ai più giovani. E da lì è rimasto. A me fa sorridere, ogni tanto vado su Reddit e leggo di gente che è nostalgica di Minecraft, no? E magari questi hanno 20 anni e dicono, io mi ricordo quando ero piccolo e giocavo a Minecraft, no? E dico, ma accidenti, io quando ero piccolo giocavo a Diablo 2 ed ero forse l'unico di quell'età che sul server europeo giocava a Diablo 2, capisci? Eravamo in 5 forse, in tutta Europa. E invece oggi sono tutte, è completamente diversa la questione e anche socialmente non è per forza una cosa positiva, poi questo ovviamente me lo direte voi che siete studiati, ma io ritengo che sia stato fortemente formante essere costretti a sottostare a un ambiente di gente più grande, con regole particolari, una gerarchia, insomma un'esperienza formativa. Oggi non c'è più tanto questo. Infatti AskZo è estremamente disciplinato da quando è stato su WoW, no? No, beh, io... Mi ero un adolescente ribelle. Non disciplinato, organizzato.
E poi esatto, hai detto anche il fattore della gerarchia, no? Se partecipi a una gilda, a un gruppo, devi sottostare a chi è, sì, è il livello più alto, appunto. Quindi... Poi non può mettere in discussione, no? Oggi va tanto di moda, voi siete i primi che mi direte le gerarchie, non si sa se, sai, ci sono in natura, c'è chi dice le aragoste hanno le gerarchie, quindi in natura no, ci no, sono gerarchie, altri invece ti dicono no, sono un costrutto sociale, c'è il patriarcato, boh, va bene, ok, però il punto è, sottostare a una gerarchia in fase di crescita può essere molto utile per lo svilupparsi di un individuo. Okay? Ovviamente se la gerarchia non è dittatoriale, questo. Vabbè, ma sì, cioè se non ti prendono la cigliata, è ovvio, esatto, nel senso. Però sì, se è una gerarchia sana, assolutamente. Okay, ovvio, sì, chiaro. Perché appunto però, ti aiuta nel processo di crescita e ti fa superare determinati, diciamo, piani di sviluppo. Sì. Si chiamano compiti di sviluppo, no? E quindi tu inizi a scalare la gerarchia. Esatto. Madonna, certo, ma assolutamente, e quello è gratificante, capisci, perché è una prova provata delle tue capacità e delle tue anche abilità sociali, cioè veramente io non potrei, cioè oggi non lo posso più fare, capisci, ma se io potessi tornare indietro e evangelizzare la gente, io consiglierei di giocare a World of Warcraft nel 2007 a 16 anni, non lo posso fare oggi a 16 anni nel 2020, perché non è la stessa cosa, poi appunto... Per non passare come il fascista di turno, uno poi le gerarchie le può tranquillamente mettere in discussione, però il fatto di averle fruite gli ha dato uno strumento in più, capisci, che altrimenti non avrebbe avuto. E questo fa parte anche della formazione dei videogiochi, in particolare degli MMO, che sono i videogiochi sociali per eccellenza, no? Perché sono così interessanti? Perché giochi con altre persone. Quindi, cioè, è tutta un'altra cosa, capisci? Se io gioco contro il computer, boh, ok, fruisco di un videogioco, no, bellissimo, è per carità, fantastico, non lungi da me dire... Però poi se ci metti la componente online, sociale, beh, lì è tutta un'altra cosa. Ah, sì. Certo. Sì, infatti... Ma tanto, avete detto più volte degli MMO, ma so che ci sono molte persone che non concordano propriamente questo termine. O comunque, ad esempio, so che molti dicono che League of Legends è un MMO a conti fatti. Così come molti hanno venduto, tra virgolette, Genshin Impact, perché è un free-to-play, quindi non si può vendere, come un MMO. Quindi cos'è un MMO effettivamente? La definizione è controversa e nasce anzitutto da tutte le basi storiche, no? Perché come spesso capita in questi casi... un attimo, cioè, ecco. Muto un attimo perché mi manda eco, poi lo riattivo qua. Bravissimo, perfetto. No, allora dicevo, la definizione di MMO nasce da una consuetudine, perché il termine MMORPG venne usato per la prima volta da Richard Garriott, che è stato il direttore creativo della serie Ultima, che poi ha visto anche Ultima Online. Però è importante dire che prima dell'uscita di Ultima Online, la saga di Ultima ha visto 9 capitoli single player offline, cioè dei GDR proprio single player, che erano appunto di fatto una trasposizione digitale dei GDR cartacei di cui parlavamo prima. E il primo a usare il termine, come dicevo, fu Richard Garriott nel 1996 per presentare la sua creatura, il suo prodotto, che appunto era Ultima Online. Però... non è che ci sia mai stata una congrega di scienziati o di filosofi o di semiotici che si è messa lì attorno a un tavolino e ha detto ecco la definizione esatta, precisa di MMO. E come spesso capita in tutti gli ambiti della storia umana, è una cosa che poi si è venuta a creare con la consuetudine. Per cui se possiamo definire come... primi MMO, i giochi come Meridian 59, Ultima Online ed EverQuest, poi col tempo da lì diciamo che il genere si è consolidato, poi è diventato massivo con appunto WoW, come già citato. Però effettivamente è una definizione tuttora controversa, perché potremmo dire che è una definizione abbastanza arbitraria, nel senso che ognuno può avere un po' la sua definizione di MMO, e in particolare c'è chi può dire ah no, per me è MMO, cioè MMO è massivo soltanto se mi permette di giocare con 500 giocatori, magari un altro dice no, per me devono essere almeno 1000, altrimenti non è massivo, un altro dice no, sono troppi pochi, devono essere 2000, insomma non se ne esce più. Per cui alla fine ovviamente c'è una definizione, c'è una base tecnica che viene condivisa anche a livello accademico, però è ancora molto, diciamo che è ancora controversa, perché come dicevamo prima il medium è giovane, quindi le definizioni sono ancora agli albori, e in particolare siccome ognuno ha un po' la sua, diciamo che c'è un po' questa promiscuità, ecco, e tra l'altro è anche estremamente difficile dare una definizione univoca, perché innanzitutto perché i videogiochi si evolvono a una velocità
enorme, cioè folle. Già i videogiochi di oggi sono completamente diversi dai videogiochi di 10 anni fa, e quelli di 10 anni fa erano profondamente differenti da quelli di 20 anni fa, eccetera. Primo motivo. Secondo motivo è che con i videogiochi è un po' un casino, no? Perché ognuno poi dà una definizione sua. Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare è dare una nostra definizione, ma senza fissarci troppo sui tecnicismi, perché il punto fondamentale è che i videogiochi sono sempre più ibridi. Cioè, se noi guardiamo i videogiochi di oggi, sono sempre più delle ibridazioni tra generi, laddove invece i videogiochi hanno una cosa pura. Cioè, c'è il gioco di ruolo, che è un gioco di ruolo, punto. C'è lo sparatutto, non so, Doom, che è uno sparatutto, bom, punto. Laddove invece io, pensando al mercato videoludico odierno, mi viene sempre da portare l'esempio di GTA, no? In particolare l'ultimo, GTA 5. Se volessimo dare una definizione di GTA 5, io dico, dico, provate a dare una definizione di GTA 5, è un gran casino, perché tecnicamente GTA 5 sarebbe un action adventure, open world, free roaming, però ha anche delle meccaniche GDR, perché i personaggi crescono con l'uso, quindi ad esempio le statistiche, livelli comunque nell'uso delle armi, e poi c'è anche GTA Online, quindi fate anche un MMO, quindi bisognerebbe dire che è un action adventure single player, ma anche multiplayer online, role playing game, open world. Perché non gestionale, gestionale, dato che comunque hai delle risorse da gestire? Esatto, è un casino, cioè non se ne esce più. E questo è importante dirlo, perché? Perché noi spesso lo diciamo, ragazzi, non bisogna fissarsi troppo sui tecnicismi, perché altrimenti uno mi dice, no, ma devi dare una definizione precisa, esatta, di GTA 5. Però è impossibile, a meno che già bisogna differenziare tra GTA 5 e GTA Online, che sono due prodotti estremamente diversi. Per cui la definizione che abbiamo dato noi è quella che abbiamo scritto su MMO.it. Ah, infatti vedo che l'avete già linkata, perfetto, vi ringrazio. Però appunto io ci tengo a dire che, a ribadire che questa definizione non è immutata nel tempo, cioè se i videogiochi continuano a cambiare, anche le definizioni devono aggiornarsi coi tempi che passano, quindi magari tra 10 anni ci saranno dei termini diversi. Per quello che è l'industria videoludica oggi nel 2020, noi diciamo che un MMO è un gioco multiplayer online che permette a un numero potenzialmente massivo di utenti di interagire all'interno di un mondo virtuale persistente e condiviso. Laddove poi ogni termine ovviamente sono termini molto precisi, scelti non a caso, ad esempio con persistente, con il termine persistente si intende che i server sono sempre online, anche se tu stacchi. Quindi, ad esempio, se tu sloghi WoW, non è che WoW non esiste più. I server continuano a esistere, continuano a essere online, anche se tu vai a dormire. Cosa che invece non succede con un single player come Skyrim, no? E quindi, sì, c'è tutta una serie di definizioni. Come dicevo, non bisogna fissarsi troppo sui tecnicismi, però indubbiamente c'è una base teorica, ecco, che è quella che cerchiamo di far notare noi. Anche poi è un casino anche capire, ad esempio, tutta la questione dei server, no? Nel senso che uno dice gli MMO devono contenere un grande numero di giocatori sui server, ma con server si intende una singola istanza o si intendono i server? Perché ad esempio su Destiny, non so, Destiny 2, ogni giorno ci sono migliaia di giocatori, no? Che si riversano, che accedono ai server di Destiny 2. Però uno potrebbe dire, ma la singola istanza quanti ne contiene? E anche lì è difficile, insomma. Sono discorsi molto tecnici, però l'importante, a mio parere, poi ognuno dice la sua, ovviamente. Il bello è proprio questo, il dibattito, no? Ognuno dice la sua e alla fine, come insegna la maieutica degli antichi greci, dal dibattito dovrebbe nascere la verità. Però quella che è la nostra definizione è che ci sia una base su cui che poi è andata a definire il genere MMO, inteso proprio come genere concettuale dei videogiochi, ecco, come categoria. E ci arriva anche una domanda interessante dalla chat, che è, allora basta inserire i livelli e le statistiche per trasformarlo in un GDR, quindi in un MMORPG? Perché a questo punto, allora, tutti i giochi, anche League of Legends, lo diventa, perché ha i livelli dell'account. Mi sembra un'analogia un po', un volo pindarico, se sì, vuoi. Sì, no, non è proprio così. Allora, invece, No, è una bellissima domanda. Io ne ho parlato a lungo in un video che avevo fatto tempo fa su cosa rende un gioco di ruolo un bel gioco di ruolo, no? Io, alla fine, trovo questo. La
presenza della matematica, cioè dei livelli, della progressione, è ciò che più di tutto il resto differenzia un gioco di ruolo da un'avventura grafica. Una volta c'erano queste, questo genere, che oggi non c'è quasi più, delle avventure grafiche, in cui tu vivevi una storia, avevi degli enigmi morali, risolvevi degli enigmi fisici e poi arrivavi alla conclusione. Il gioco di ruolo è la stessa cosa, solo che invece di avere gli enigmi che risolvi attraverso il tuo ragionamento cerebrale, c'hai degli encounter con dei mob che devi ammazzare, quindi devi avere delle statistiche che ti dimostrano che tu sei più forte, il mostro da questi HP. Oh, però di fatto è la stessa cosa, eh? È una domanda ovviamente provocatoria, ma giustissima, senz'altro. Poi certo, dire che League of Legends è un gioco di ruolo... non ha i dilemmi morali, non ha le scelte, non, cioè, non è un'avventura che ha una storia che va avanti, per quanto ti aggiungano ogni tanto un eroe che ti dà un po' di backstory, cioè, però la diciamo matematica è un più di modo abbastanza di... ridotto di definire i GDR, quello del mettere soltanto la matematica, perché alla fine è vero che ci sono le avventure grafiche che sono propriamente basate sulla storia, mentre nel GDR c'è anche l'equivalente della matematica. Le avventure grafiche sono basate sulla matematica, così come sono basate, cioè gli enigmi dei giochi di avventure grafiche sono esattamente come gli encounter dei giochi di ruolo, cioè da una parte c'è l'enigma, dall'altra c'è il combattimento, ma è sempre un ostacolo da superare. Il fuoco sulla storia è lo stesso, cambia solo la matematica. Soltanto che appunto nei GDR vediamo come comunque la storia in sé, ancora più che il dilemma morale o comunque la matematica, è quella che porta avanti effettivamente il gioco. Perché è vero che ci possono essere anche dei giochi in cui appunto la storia non è un fattore principale, come ad esempio appunto Skyrim. Io lo ammetto, ci ho giocato penso 10 volte ormai a Skyrim, non ho mai completato la storia, perché oggettivamente non mi interessava. Oggettivamente Skyrim l'ho giocato più per il bello appunto dell'andare in giro, però in quel caso diciamo che incarna un po' i valori, se vogliamo, negativi dell'open world, per quanto sia comunque divertente. Secondo me la definizione dipende molto da quello che in inglese si chiama il core gameplay, cioè proprio il fulcro del gioco, il gameplay di base. Ad esempio, nel caso di League of Legends non direi che è un gioco di ruolo, anche se magari sono presenti dei livelli, perché poi nel core gameplay, cioè proprio quando sei lì che stai giocando, proprio nel gameplay vero e proprio, le meccaniche GDR non hanno una grande importanza quando sei proprio lì nel mezzo della partita, mentre invece in un RPG vero e proprio se tu sei a livello 20 e combatti contro uno di livello 50 e hai un equip epico e l'altro non ce l'ha, guarda che anche in League of Legends è la stessa cosa, sì, no, è un discorso abbastanza diverso in realtà per League of Legends, perché alla fine all'interno di ogni partita praticamente si viene a creare un mondo a sé, perché all'interno di quella partita sì, è vero che sali di livello, è vero che hai bisogno dell'equipaggiamento, ma non è propriamente quello il punto principale di quella partita, e soprattutto alla fine della partita si azzera tutto, non continui. Non c'è una progressione, manca. Esatto, la progressione è soltanto a livello. Ma non è vero, raga, c'è anche la progressione. Io faccio l'avvocato del diavolo, però c'è anche quello. Ma il livello dell'account è abbastanza simbolico, è diciamo soltanto il modo per poter comprare poi altri campioni, è tutto lì. Una volta, non so se ci sono ancora, c'erano i talenti dell'account, ci sono ancora? Io da una vita che non gioco. No, adesso sono di base per tutti gli account, adesso salire di livello nell'account dimostra semplicemente quanto ci hai giocato. Diciamo che in League of Legends il focus è più sulla strategia e sul far credere all'avversario ciò che tu vuoi credere. Diciamo che per questo anche che viene definito proprio l'eSport di questi anni, sotto un certo punto di vista, perché comunque c'è una componente strategica, così come c'è ad esempio negli scacchi, in cui devi far credere all'avversario di provocarlo, di andare da una parte, devi fare delle finte, devi metterti d'accordo comunque in maniera anche... non verbale, diciamo, con i tuoi compagni di squadra, così da convogliare le forze, devi gestire le tue risorse, e con risorse intendiamo non soltanto le monete, ma anche l'esperienza, perché ad esempio una delle cose fondamentali dei primi livelli è il fare il livello 2, questo perché? Perché al livello 1 hai soltanto una risorsa, una skill, al livello 2 hai due skill, mentre l'avversario no, quindi già qui c'è la componente strategica del devo far credere all'avversario che mi manca ancora qualcosa per arrivare a livello 2
e quindi loro possono venire verso di me, ma io intanto faccio il livello 2 e poi li uccido. Quindi è un modo proprio diverso di approcciarsi al gioco, piuttosto che quando ti approcci ad un GDR classico. Guarda, che ci sia, per rispondere ad Astro, che ci sia una parte ruolistica anche in League of Legends è in dubbio, e alla fine lo capisci facilmente dall'origine del genere. Basta vedere l'origine del genere MOBA. Il genere MOBA è nato da una mod di Warcraft 3, come tu ben sai, no? Dota Defense of the Ancients, che era appunto, era un ibrido tra un RTS duro e puro, quindi un gioco strategico, e un GDR, quindi un gioco di ruolo. E quindi di fatto è evidente che ci sono aspetti da strategico e da RPG in ogni MOBA come League of Legends. Vedi che anche per te, definendolo così, dici che la cosa fondamentale del gioco di ruolo è la presenza della matematica, dei livelli, della progressione del personaggio, eccetera, perché Dota non aveva né scelte morali né un'avventura, eppure tu giustamente hai detto un ibrido tra un gioco di ruolo. E qual era l'unica cosa del gioco di ruolo che aveva? Il fatto che c'erano degli eroi che livellavano. Eh sì, il GDR, il gioco di ruolo, a mio parere, è definito dal fatto che un GDR è un gioco in cui... Aspetta un attimo che eco, tolgo, disattivo, ok. Dicevo, un GDR, per come lo definisco io, è un gioco che contraddistinto dal fatto che il personaggio, comunque il protagonista, l'avatar, progredisce e diventa più forte, o comunque cresce, o comunque si evolve a mano che va avanti l'avventura. Cioè, numericamente GDR, proprio. Ma il GDR è quello, cioè, ma anche di AD&D, nel senso, ben prima dei videogiochi. Quindi sì. Cioè ha delle regole, no? Il gioco di ruolo ha delle regole. Le regole sono quello che fa la differenza. E tra le regole ci sono anche i modi con cui il giocatore, il personaggio, acquisisce potenza. E sono regole matematiche, fa anche formule proprio. Tra l'altro, aver introdotto l'argomento League of Legends ci permette di passare piuttosto su un argomento che è interessante, cioè la community tossica. Wow. Perché prima ti interrompo, Ti interrompo un attimo perché c'è una domanda. Ok. Intanto Ashi ci dice che il GDR potrebbe essere anche quel gioco dove hai un ruolo nella storia, appunto gioco di ruolo, che puoi plasmare in base alle scelte di gameplay e di dialogo. Non basta, perché quella è anche un'avventura grafica. Non basta. Sì, però tipo, non so, Dragon Age o Mass Effect. Meria è uguale. Non basta. Se tu semplicemente puoi scegliere dove mandare la storia, è come Life is Strange, un'avventura grafica. Esatto. Lì sono d'accordo che non è un GDR perché non c'è una progressione del personaggio, non è, il personaggio non impara delle abilità, non è, e tu non puoi scegliere che abilità fare imparare al personaggio piuttosto I numeri sono il segreto. Sì, ma è brutto, ma è così. Sì, no, ma il numero ci sta, esatto, sono d'accordo. E poi anche un fatto di magari abilità, cioè il fatto di personalizzare, certo. E il non so, decidere che il mio personaggio deve avere questa linea, no, di potenziamenti, eccetera, piuttosto che altre 50-100 possibili. Diciamo, crea proprio un'identità al personaggio. Assolutamente. E quindi alla fine diventa veramente un gioco di ruolo. Poi, ovviamente, la matematica e quindi una sorta di progressione. Tu all'inizio e alla fine, certo, sei un personaggio totalmente diverso. È una situazione, giustamente. Tutto quello che dici tu poi si estrinseca in matematica. Cioè, la tale abilità ha un certo risultato che è matematicamente poi, calcolato. Certo, più il 20% di attacco. Esatto, per esempio. Esatto. Cioè, poi hai sempre, cioè alla fine della fiera ce l'hai sempre un numero prima o poi. Ricordiamo che alla fine comunque tutti i videogiochi sono matematica. È solo che nei GDR è più... Cioè, lo vedi i numeri che escono. Mentre invece in altri giochi magari non vedi i numerini. Ok. E altra domanda, volutamente provocatoria, esatto, di Season. Facendo un discorso pratico, parliamo di Doom, il remake, che io non ho giocato, quindi non è... Se togli i livelli diventa un FPS, se lo lasci così com'è un FPS RPG. Idem Need for Speed. Però appunto ha ragione Season 0001, assolutamente. Perché c'è un potenziamento. Certo che queste qua, cioè... siamo nel mondo delle idee, nel senso, nessuno si sognerebbe di dire che Doom Eternal è un gioco di ruolo, però se noi andiamo ad analizzare veramente il mondo delle idee, c'è la componente anche RPG, è così, anche perché c'è il termine gioco di ruolo, cioè noi assumiamo i panni di un avatar virtuale, quindi ogni videogioco tecnicamente è un gioco di ruolo perché noi appunto
ci identifichiamo, no? Impersoniamo un PG che non siamo veramente noi. Però effettivamente se si va, no, all'origine del termine, allora sì, sono quei giochi appunto con una progressione. Questo è collegato a quello che, dicevamo prima, cioè il fatto che ormai i videogiochi sono sempre più ibridi e quasi qualsiasi videogioco oggigiorno include anche delle meccaniche ruolistiche al suo interno, perché gli sviluppatori hanno capito che alla fine le meccaniche ruolistiche piacciono, cioè il fatto che tu possa avere più uno del numerino, possa sbloccare quell'abilità in più, quel talento in più, quella skill in più, piace. E quindi sì, anche in Need for Speed c'è una minima progression, così come c'è in Doom, così come c'è in GTA. Questo poi ovviamente non rende Need for Speed un gioco di ruolo, però sicuramente c'è una componente di ruolo. Sì, c'è una componente ruolistica, perché gli sviluppatori, che comunque stupidi non sono, nel momento in cui hanno capito che queste componenti sono componenti che piacciono, che possono anche tirare a livello commerciale, economico, le inseriscono all'interno dei propri giochi. Quindi sì. E poi alla fine c'è anche da considerare che le dinamiche di proprio GDR, no, dei giochi di ruolo, sono usate tantissimo in gamification, quindi in aziende per diciamo stimolare la produzione, no, aziendale, lavorativa dei dipendenti. Quindi si inseriscono dinamiche ludiche, tipiche dei giochi di ruolo, per rendere ludico e divertente qualcosa che di solito non lo è. Quindi sì, sono dinamiche che ovviamente possono essere inserite anche in giochi che GDR non sono. Scusate, io ho un problema tecnico, perché è la prima volta che uso Jitsi e io ho mutato Giacomo perché mi faceva eco, però una volta che è mutato non posso più smutarlo. Tu puoi smutarti, Giacomo? Perché se vado aspetta. Perché io personalmente ho disattivato il suo audio, però il problema è che adesso che l'ho disattivato non posso più riattivarlo. Quindi no, sono solo io che non ti sento, Giacomo. Io non so più come riattivarlo adesso che l'ho... Io non posso mutare, infatti io non posso nemmeno mutarlo, posso mutare... No, infatti non mutatelo, perché io altrimenti fatto lo stesso errore che ho fatto io. Io ho disattivato il suo audio e se adesso gli dico di riattivarlo non posso. Quindi non posso più sentire Giacomo. Prova a uscire e rientrare, Giacomo. Se non puoi voglio. se no me ne vado io non so come funziona, non ho mai mutato nessuno, forse è una colpa mia. Riattivato, mi sentite? Ah, perfetto. Sì, ecco, scusa io no, ma tanto non sono io che ti faccio eco, perché io muto il microfono da mio hardware, quindi è inutile che mi muti. Ok, scusa. Io non ho niente da dire, sono d'accordo genericamente, ma a me premeva questa cosa del gioco di ruolo perché è un bel paradosso, poi sul resto non so bene cosa dire. Ormai è tutto un ibrido ruolistico oggigiorno. Ma ci sta, perché se tu inserisci delle dinamiche comunque divertenti... La gamification? Già, no, sì, volevo dire che è una tragedia che nella vita lavorativa ci sia la gamification. Ci sono degli esempi agghiaccianti che anche noi abbiamo trattato, di dipendenti che vengono pagati coi punti invece che coi soldi. Cioè, ma io vado a lavorare per avere i punti, ma cos'è? Cioè, dai, è ridicolo. Quella, esatto, è un po' una presa per i... però lavorare, abbiamo i soldi, basta. Quella è la deviazione di un'idea che alla base era anche interessante. Esatto. Se tu arrivi a una base in cui utilizzare il fondamento dei videogiochi e quindi appunto il avere un progresso, diciamo, a lavorare divertendosi in un altro punto, soltanto che viene portata in un estremo negativo, cioè anziché pagarti con qualcosa che puoi usare, ti pago semplicemente in maniera simbolica. E allora a quel punto, cioè, sì, dai. Sì. Purtroppo esistono anche queste realtà che tra virgolette sfruttano la gamification, e alla fine quello che fanno non è gamification, perché alla fine non ti diverti se ti porti a casa dei punti e non dei soldi. Secondo me anche se la progression ti diverti di più se hai uno scatto o una promozione, piuttosto che, sai, il meccanismo da gioco che ti fa avanzare di livello in ambiente lavorativo. Boh, dammi la promozione, diciamo, zio, che ma come dici tu proprio, è importante focalizzarsi sulla ricompensa piuttosto che magari su punizioni, no? Perché un ragazzino che studia, tu gli prometti una skin su Fortnite, lui studierà perché ha in mente, motivato, no, a arrivare a quel determinato obiettivo. E quindi sì, ma sei 30 anni, capito? Sì, sei 30 anni, è diverso. Magari potresti, non so, arrivare, no, a fare un lavoro, un teamwork, in cui arrivati a un determinato punteggio,
sì, scatta la promozione, scatta l'aumento dello stipendio, scatta un bonus. A quel punto ha senso. Ma quello è lavorare al risultato ed è una roba che perfino Marx diceva, certo, in qualche modo, quindi non per fare i socialisti, però effettivamente... No, ma... perché alla fine la gamification serve solo per aumentare, no, la motivazione e quindi per raggiungere determinati risultati, quindi assolutamente... Beh. Guarda Andrea, hai detto una cosa estremamente interessante ed è un concetto che si ritrova anche nei videogiochi ed è il concetto di rinforzo positivo. Bravo, senti, questo, sì, questo è molto interessante perché su questo si potrebbe scrivere un libro proprio riguardo agli MMO, nel senso che ovviamente gli sviluppatori di videogiochi di MMO in generale nel corso degli anni hanno cercato di capire, di individuare quali fossero le tecniche e le meccaniche migliori per tenere i giocatori ovviamente coinvolti all'interno dei propri titoli e dei mondi virtuali. E ad esempio Blizzard in questo fu veramente saggia, potremmo dire avanguardistica all'epoca, nei primi anni 2000, perché a quei tempi molti giochi avevano ad esempio delle punizioni estremamente severe, no? Ad esempio se morivi o riguardo anche alla perdita di punti esperienza, e all'inizio anche Blizzard pensò di fare la stessa cosa mentre stava sviluppando World of Warcraft. Alla fine però decise di cambiare il paradigma e fece che ad esempio l'esperienza, tu su WoW guadagni, diciamo che guadagni un tot di esperienza ovviamente uccidendo i mob, facendo le quest, giocando, esplorando, eccetera, eccetera. Però ne guadagni di più se tu hai staccato il gioco, hai lasciato il personaggio in una taverna, in una locanda o comunque in città, insomma in un'area a riposare, no? Questo inizialmente non era pensato così, cioè inizialmente doveva essere un rinforzo negativo, cioè doveva essere che la tua esperienza andava in negativo se tu non avevi fatto quella cosa. Invece Blizzard cambiò il paradigma, perché Blizzard disse: tu normalmente inizi a giocare e hai l'exp normale, ok? Uno su uno. Se però hai fatto queste cose in più, cioè hai portato il tuo personaggio a riposare in taverna, in locanda, hai il 200% di exp, cioè il doppio o il triplo di exp. Quindi è un rinforzo positivo, perché così facendo tu sei invogliato a giocare bene, ma nel caso in cui non giocassi bene non è che vieni attivamente danneggiato, semplicemente hai la base, hai normale, sei normale. Mentre invece se giochi meglio però c'è un rinforzo positivo, quindi è una questione di incentivi e di stimoli a giocare. Esatto. Diciamo, è una cosa, c'è molta psicologia negli MMO. Diciamo che su quello forse magari sono io che penso male, però la prima spiegazione che mi viene in mente è quella che magari abbiano fatto questa cosa proprio per cercare di invogliare i giocatori che magari non avevano tutto questo uncinamento, se vogliamo, al videogioco a tornare. Quindi magari appunto i lavoratori che dovevano per forza staccare, magari quindi si lamentavano che non potevano giocare tanto quanto gli adolescenti, che ovviamente non hanno, tra virgolette, nulla da fare, però stanno lì, livellano molto di più, hanno fatto questa cosa per cercare di invogliare anche altre fasce di pubblico che potevano giocare di meno. Quindi promettendogli questo bonus di exp anche quando lavoravano per poter giocare sostanzialmente. Sì, è così, ma infatti i mondi virtuali di una volta erano molto più punitivi e molto più estremi rispetto a WoW. WoW era l'acqua di rose rispetto a Ultima Online o EverQuest. Quindi sì, è una mossa... Perché Age of Camelot, mamma mia! Esatto, sì sì. Ah, diciamo che Blizzard ha avuto la grandezza di coniugare assieme una mossa commerciale, cioè una finalità commerciale, con però una visione artistica e anche narrativa della storia del suo prodotto, del mondo virtuale che stava creando, appunto World of Warcraft, il mondo di Warcraft. Tra l'altro invece Season continua dicendo che cita la competizione anche come altro elemento, no, di gamification, e effettivamente la competizione è un il PvP, esatto. Anche lì, cioè, se si mettono la gamification, si mette solo la competizione tra colleghi, allora si rischia appunto di migliorare la produzione per alcuni, ma peggiorare quella di altri, perché la competizione non è per tutti. Ci sono persone che preferiscono la collaborazione e persone che preferiscono la competizione, come nei videogiochi, c'è chi preferisce il PvP e chi preferisce il PvE. Diciamo che vedo questo concetto allo stesso modo delle persone che dicono: beh, tanto lo posso leggere su internet. No, ovviamente un intervento di gamification
ha determinate regole, si deve fare in determinate modo, in determinati modi, deve tenere conto degli attori che ne usufruiranno. Se tu invece leggi su internet esiste la gamification, cerchi di metterla in pratica nella tua azienda, naturalmente non hai la profondità di questo strumento e quindi la utilizzerai naturalmente male. Allo stesso modo di come io leggo, no, voglio montare il mio lavandino, vado a vedermi il tutorial su YouTube e quello monto al contrario. È, diciamo, la cosa fisiologicamente conseguente. Quindi la morale è: venite da noi psicologi, naturalmente. E, comunque, prima tu, Simo, avevi citato, no, parlando di community, le community tossiche, sì, che a volte sono purtroppo presenti negli MMO, MMORPG, MOBA, eccetera. Sì, diciamo che il discorso era nato principalmente perché si è nominato League of Legends, che è veramente poi famoso, capostipite ormai per quello. No, beh, il capostipite no, il capostipite no. È negativamente famoso per quello, esatto, ormai, sì, perché la sua community è naturalmente su un gioco competitivo, quindi la community va per la maggiore sul competitivo negativo. Tuttavia, diciamo che posso dire di aver visto comunque un comportamento tossico non soltanto nei giochi estremamente competitivi, ma anche appunto negli MMORPG, perché molte volte, soprattutto nell'ambito ad esempio del PvP. Esatto, quando c'è competizione. No, ma anche in PvE, non preoccuparti, in c'è tutto, un po' dappertutto. Sfondi la porta aperta, assolutamente concordo quando si diceva che non è certo nato con LOL, è diventato famoso perché per anni è stato il gioco più giocato del pianeta, però chi ha giocato agli MMO fin dagli anni 90 sa perfettamente quanta tossicità c'è in Ultima Online, ma pensate addirittura che hanno scritto un libro sulla tossicità di Ultima Online, tra l'altro un libro che io ho anche preso, si chiama Braving Britannia, storie di malinconia, malizia e assassini su Ultima Online, si chiama così, in inglese. Bellissimo. Però c'è un libro dedicato a questo, per dire che qua ci sono storie da raccontare per centinaia di pagine, quindi sì, ovviamente è un capitolo enorme, ed è una porta aperta, sfondi una porta aperta. Ecco. Voi avete avuto delle esperienze negative? No, ma anche positive. Ma è sbagliato dire che la tossicità sia solo maligna. La tossicità serve, la tossicità sprona a fare meglio. Poi, certo, uno dice sarebbe bello se a far meglio ci si riuscisse anche senza le bestemmie, però no, ma aspetta, tu cosa intendi per tossicità? È vero, mi sa che significa che se uno commette un errore o gioca sotto la media, tu lo prendi, lo insulti come un maledetto. Ok, sì. Una volta c'era la cinghia, vi ricordo. Cioè, adesso io non vorrei, perché poi a me, io, guardate, non so neanche se parlarne liberamente. Calma, Giacomo, calma. Io ho un'opinione retrograda, d'accordo? Chiamatela retrograda perché tanto è così. Però il punto è questo. Allora, salvo laddove ovviamente non si arriva alla violenza fisica e psicologica, che è cioè, ovvio, ti causa un trauma, però... E hai un trauma perché uno in chat ti insulta. Il problema non è che quello ti ha insultato in chat, è che tu sei così debole che per uno che ti insulta in chat su League of Legends c'è un trauma, o che non riesci a smettere di giocare e ti fai continuamente del male perché c'è la gente che ti insulta e tu manco migliori nel frattempo, parentesi. Cioè, quindi io sono molto cauto nel dire che il male sia da ricercarsi nel fatto che c'è nei giochi la possibilità di insultare gli altri. Cioè, internet all'origine funzionava così, è continuata a funzionare così fino a 5-6 anni fa, quando improvvisamente ci siamo svegliati tutti, abbiamo scoperto che su Facebook la gente si ammazzava perché veniva cyberbullizzata, ma il problema è che la gente si ammazza perché viene cyberbullizzata e chissà quali disagi ha, quello è il problema, certo, non che su League of Legends ti insultano, cioè, ma che roba è? Allora io non posso più dire niente, ma scusa, ma a parte il fatto che laddove c'erano, cioè, adesso io non vorrei fare, faccio le Filippi che vi tengo su, facciamo lo sgarbi, allora... Quando si giocava a World of Warcraft si pagava, e si paga tuttora, anche se oggi c'è la possibilità di pagare attraverso i gold, il canone mensile. Tutti erano prefissi a fare un obiettivo, tutti si impegnavano a fare un obiettivo. Esattamente come accade quando giochi a calcio con la squadretta, con gli amici. È un ambiente competitivo, agon, ok, in greco,
quello che proprio te lo senti dentro, che stai facendo una roba importante. Arriva uno e sbaglia. Ma voi pensate che Karius, quando non ha parato due cose improponibili alla finale di Champions League di 2 anni fa, non l'abbiano pelato vivo? Ma certo che l'hanno pelato vivo. Cioè, è roba normale questa cosa qua, non è che la scopriamo adesso con i videogiochi. Laddove c'è un ambiente competitivo di gente che insieme desidera raggiungere un risultato e c'è un errore palese o comunque una questione, diciamo, subpar, è del tutto naturale, dai greci in avanti, passando per il calcio, la provincia, l'oratorio, la scuola, dovunque trovate la stessa cosa, e ci sono anche i videogiochi, ci saranno anche i videogiochi, vabbè. Problema che la gente se lo patisce e deve staccare il gioco e non giocarci più. Allora, se non riesce a farlo, quello è un problema, ma il problema non è la gente che lo insulta, è lui che non riesce a smettere. Ma in realtà non propriamente, perché è vero che comunque una persona può essere un pochino più sensibile a questi determinati tipi di insulti, ma non per questo diciamo che è giusto che debba comunque soffrirli, tra virgolette. Quindi magari sì, può aver bisogno di una parola in più di incoraggiamento o comunque di non dover leggere per forza quelle cose, perché magari è una persona che nella vita di tutti i giorni ha una determinata situazione che lo rende in quel momento suscettibile a determinati tipi di parole. Quindi quello magari è il problema. Andarsi a vedere su... Magari una persona... Metti questo caso, ovviamente è uno sconosciuto, magari non ha niente del genere, magari ha una situazione bella, felice, tranquilla, ma si deprime perché tu gli dici haha, suicidati. Magari invece è una persona che effettivamente ha avuto un'ideazione suicidaria, non l'ha messa in atto per un pelo, vedersi poi insultare quando vuole soltanto staccare la mente e svagare può essere proprio quello scatto che effettivamente gli fa dire ma perché non l'ho fatto, adesso lo faccio. Ma no, più che questo esempio estremo, anche a me è venuto in mente un altro esempio. Situazione familiare brutta, quindi come dice Astor, bene, parte già quel problema che non è del videogioco, assolutamente. Vede il videogioco come luogo sicuro, come ancora, tra virgolette, di salvezza. Questo fa una partita, bene, così mette le cuffie, non sente quello che succede intorno, se magari i genitori litigano, volano piatti. Quando gioca, non lo sa. Questo gioca felice e viene insultato. Così anche il videogioco, no? L'ancora di salvezza, diciamo, viene un po' tirata su e quindi non c'è il rischio che anche il luogo sicuro non sia più sicuro. Non lo so, io ti dico, questo cioè, avrebbe un senso se ci fosse un videogioco, un alias, un'email. Cioè uno può prendere, cambiare, girare, modificare, cioè non è che uno è costretto a giocare a League of Legends se lo insultano, capite? Non lo so, io è una cosa che veramente non riesco tanto a capire questa, o meglio, l'ho vissuta, la capisco, figuriamoci, ho insultato e sono stato insultato, però ogni volta che si pone questo problema qua, e tanti me lo vengono a chiedere, io dico, ma c'è sempre comunque un problema molto più grande ab origine, ok? E quello va affrontato. Poi il fatto che, cioè, ti insultano su League of Legends, se tu sei una persona che comunque è quadrata e sta bene, cambi gioco e non ti fa insultare su League of Legends, oppure, che è la cosa migliore in assoluto che uno può fare, dice, ma perché mi insultano? Adesso voglio diventare io quello che insulta gli altri, no? E lo prende come motivazione per diventare fortissimo, per cui si documenta, fa tutto un percorso di sua positivizzazione, che si esplica anche nella ricerca su un videogioco, ma certo, perché no? Ma se uno si informa e fa lavorare il cervello, è sempre una cosa positiva. E quindi, cioè, alla fine, paradossalmente, tanti sono gli spunti negativi, tanti quanti sono gli spunti positivi. Se c'è un problema enorme, è perché c'è alla base... Poi tu mi dici, sì, il videogioco lo rende insopportabile perché... però allora anche una parola di troppo in strada, però allora anche quando va a scuola magari piglia un 4, però allora magari no, anche certo, in pullman, però cioè, bisogna anche capire che capisci, ci sono magari persone impossibile. Che magari supportano e, una critica, un insulto e lo trasformano, no, in un'opportunità di crescere, come tu appunto studiano il gioco, studiano le strategie, guardano i pro player e diventano a loro volta quindi più forti per evitare gli insulti piuttosto che fare ad altri, però ci sono invece le persone che subiscono in maniera attiva, no? E quindi non prendo gli insulti come qualcosa per, cioè, con cui appunto che usare per la crescita, ma che appunto usano l'insulto per cambiare gioco e per allontanarsi, no, da una cosa che invece
faceva provare piacere, quello è più sbagliato per me. Perché se l'insulto è direzionato fortunatamente a una persona che cresce con gli insulti, cresce con le critiche, cresce con gli errori, allora sì, ha un senso. Però purtroppo non possiamo sapere a chi è rivolta l'insulto. Anche l'insulto. Guarda, ma c'è lo stesso problema che dici tu, si pone ovunque, certo, e anche con forza maggiore di quella che c'è dietro uno schermo in un videogioco. Cioè, sì. Se a me piace tanto giocare a pallacanestro, ma sono un tappo e quelli alti 2 metri mi sfottano e mi tirano le scoppole, io dopo un po' smetto di giocare a pallacanestro e minchia, mi rimane la frustrazione di non essere mai riuscito, però me ne farò una ragione. E lo stesso accade, ed è, secondo me questa è una cosa più pesante del dire non sono bravo a League of Legends, mi insultano, perché chiudi League of Legends e giochi a Dota 2 allora, che è pure lo stesso tipo di, cioè capisci, non lo so, è proprio una roba che a me sembrano quelle questioni, come dicono, i videogiochi fanno diventare violenti, cioè sono prendere il medium e dirgli ah ma lì c'è un rischio assurdo di quella roba lì, ma non è vero, c'è lo stesso rischio che c'è in tutte le altre, certo, dimensioni, ma, delle, ma infatti che prima tu avevi citato il portiere, no, del, adesso non mi ricordo, del Liverpool, Karius, sì. Sì, era del Liverpool, adesso non mi ricordo. Sì, Liverpool Real Madrid, Carlos, esatto. Sì, 3-1. Chissà, cioè, lui non c'entra con i videogiochi, eppure un sacco, una caterva di tifosi gli hanno scritto muori, cioè, esatto, allora è peggio, ovvio, quello che prendersi due righe. Assolutamente, assolutamente sì. Ma infatti non ho mai detto che e non ci tengo a dire che i videogiochi rendono violenti, anzi, assolutamente. Però... diciamo che c'è più una, sarebbe bello, no, che le community agissero in maniera più costruttiva, ovviamente, sì, è impossibile perché l'animo umano, noi, quando c'è una competizione ci sono persone che ovviamente quando magari perdono rosicano, oppure cioè, se la prendono male perché sentivano quella partita molto importante e quindi devono, diciamo, c'è chi lavora su se stesso e quindi dice ho perso, è stato scarso il mio amico, però c'è stato anche un po' di mio demerito e quindi si lavora e chi sclera, si sfoga. E chi, esatto, e poi c'è anche lo sfogo. Però capita ovunque, ti ripeto. Certo. Assolutamente, assolutamente, ma sì, soprattutto in ambito sportivo, a voglia. Quando c'è una competizione. Scusami, Plinius. Niente. Secondo me devi considerare una cosa, Askzor, cioè che tu inizi il discorso dando, con un presupposto, cioè dando quasi per scontato che se uno viene insultato è perché è scarso. Cioè il tuo esempio principe è stato giochi a LOL, sei scarso, quindi ti insultano. Però magari la tossicità può avvenire anche in forma inversa, cioè che è una conseguenza e non una causa. Quindi ad esempio che tu magari, non so, è esempio, un'ipotesi, tu apri LOL, magari sei una ragazza e siccome sei una ragazza subito magari ti insultano e prima ancora che uno ti scopre se sei scarso, se sei forte, se sei bravo, no? Quindi con pregiudizio. Esatto, e quindi ci sono allora, problemi, ecco, ci assolutamente, sono problemi. Cioè, dunque. O magari un ragazzo è disabile e appena, è subito viene insultato. Nei videogiochi il 99% degli insulti accadono perché uno gioca sotto il livello dell'altro, ok? Quindi, cioè, diciamo la stragrande maggioranza. Sì. C'è una parte di quel tipo lì, anche lì comunque si può vedere che è un pregiudizio che non deriva dal videogioco ma è precedente, per cui se uno è sessista non è sessista perché ha giocato ai videogiochi ovviamente, ma lo è perché ha avuto una cattiva educazione oppure ha avuto delle esperienze, certo, che l'hanno portato nella strada sbagliata. E quindi boh, cioè, e poi riversa questo suo disagio nel videogioco. Però, ripeto, sono tutti problemi precedenti. Dopodiché, io dico questo, il videogioco è un ambiente... Cioè, allora, voi state tutti citando dei videogiochi competitivi, no? Perché è lì che si sviluppa la questione. Cioè, come diceva anche Andrea, nella competizione scatta quella cosa lì nell'animo umano. Poi, che la competizione sia un videogioco... Ma può anche essere una roba che non è per forza legata allo sport direttamente. Cioè, ad esempio... Parliamo cyberbullismo, no? Allora, molto spesso, ma anche il bullismo in generale, sono poi la stessa cosa. Può nascere da una marea di fattori diversi, improponibile. Può nascere dal fatto che uno è insicuro e quindi ha bisogno di sfogare le sue insicurezze su altri per apparire bene agli occhi del gruppo e quindi superare i suoi disagi. Può nascere dal fatto che chi viene bullizzato è più bravo a scuola di chi bullizza e quindi c'è un risentimento perché, non so, i professori gli vogliono bene. Può essere perché il bullizzato ha più... cioè. Può esserci invidia, può esserci gelosia, può esserci manifesta malvagità interna perché si è educati, cioè può esserci una marea infinita di cose pregresse. Poi c'è quell'atto lì, certo, che è l'atto del bullismo, del cyberbullismo, eccetera. Ma non è che è una roba che nasce dal niente, capite? Cioè no, è una cosa, certo, che uno, certo, ci, certo, si porta dietro. Altra ma infatti cosa, il cyberbullismo, il 45% dei cyberbulli è stato a sua volta vittima di bullismo.
Ci credo assolutamente. Ma io stesso ti dico che ho avuto una sorte simile nella vita reale proprio, e lì non c'era ancora il cyberbullismo, perché quando facevo io le scuole medie non c'era l'internet, ok? Però è ovvio che c'è, io lo vedo su di me questo meccanismo, anche di rivalsa, quindi figurati, assolutamente. Però ci sono anche, diciamo, ambienti diversi ai quali si confanno registri diversi. Su internet c'è l'anonimità e c'è una cultura comunque della libertà di espressione, anche violenta, molto più grande di quella che, anche per ragioni ovvie, tipo se anonimato. Incontri uno che è alto 2 metri, io che sono 1,60, no, non lo vado, poi io sono 1,70, va bene, ok. Però, esatto, capito, non vado certo a dargli, capito, magari, però su internet il leone da tastiera mi sento, e se lui è scarso lo riempio di su. Cioè... Per cui è anche proprio un altro medium, capisci? Allora l'educazione, capita? Allora l'educazione sarebbe prima di tutto quella di fare in modo che il proprio figlio, no? Comunque chi fruisce di questi medium sia edotto di questa cosa qua, cioè sappia che nel momento in cui si collega su internet, bene, è un ambiente che comunque può essere ostile. C'ha un sacco di cose fighissime, per cui vale tutta la vita la pena immergersi nel mare di merda, però c'è anche un po' di mare di merda. E vabbè, e ci sarà, ma c'è anche nella vita, cioè se uno gira e va nei locali e nei posti malfamati è assolutamente orribile che venga rapinato, però c'è questo rischio, certo, cioè certo. Il rischio c'è, accidenti, è reale ed è giusto che uno ne sia consapevole. Dopodiché tu mi dici, nell'utopia sarebbe bellissimo che tutti si volessero bene. No, ma sì, magari qualcuno ha anche certo. bisogno di sfogarsi, di prendersi a male parole, sa che va su internet, fa una partita, si tira 4 insulti, finita, però... ciao, grazie, se l'è dimenticato e si è pure divertito. Io a volte mi sono insultato con delle gente e ridevo come un pazzo, perché poi la gente sclera, li vedi questi casi umani che iniziano, cioè bellissimo, nel senso proprio una cosa bella, ok? Oh, lo consiglio a tutti, che è anche un modo per esorcizzare questa, questa paura che si ha di venire su internet, funziona così, è un medium diverso. C'è questa storia, tutte le volte che lo vogliamo censurare, tutte le volte che cerchiamo comunque di limitarlo, secondo me sbagliamo. Quello su cui bisogna agire di base è l'educazione dell'utilizzatore dell'internet, bravo, che sa sì. che lui va in un certo posto e, si deve, e quel posto lì ha certe regole e funziona in un certo modo. Se gli piace va benissimo, se non gli piace va benissimo uguale, però almeno lo sappia, ecco, perché poi appunto ci sono i problemi che dite voi, perché uno magari crede che quello sia il rifugio. Madonna, lo mazzuolano pure lì e lui si ammazza, è poverino, ma ha tutta la mia comprensione, certo. Esatto. Però il problema è che lui probabilmente si sarebbe ammazzato lo stesso. Questo certo, però c'è anche da considerare che quando si è vittima di bullismo ci sono svariate variabili anche da prendere in considerazione, tra queste sia i fattori di rischio, che sono quelli appunto che fanno andare il bullizzato verso, diciamo, la strada più pericolosa, sia i fattori di protezione, che sono quelli che invece proteggono la persona dall'avere appunto ricadute depressive, ideazioni suicidarie e tutto l'ambaradan sostanzialmente. E quei fattori protettivi sono quelli appunto che devono essere rinforzati, perché se sono forti abbastanza riescono appunto a proteggere la persona, altrimenti no. E in questo caso i videogiochi possono essere una fonte di protezione, perché magari se per quanto tu non sia accettato nella vita di tutti i giorni, puoi trovare comunque un gruppo di pari tramite internet che ti aiuta. È vero che comunque la persona, l'adolescente, magari si deve mettere di fronte anche alla possibilità che pure online possono esserci persone simili. Tuttavia non è neanche giusto cercare di metterlo di fronte soltanto alla possibilità che li troverai tutta la vita, abituati. Perché se ad una persona che già è in una crisi depressiva, potremmo dire, metti davanti una frase del genere, gli dai la mazzata finale, non gli dai un fattore di protezione, non lo stai proteggendo, gli stai semplicemente dicendo che quello è il suo ruolo per tutta la vita. Oggettivamente in quella situazione fai propendere quella persona verso la parte peggiore di quello che sta provando. Quindi magari piuttosto, non dico che devi essere soltanto comprensivo nei suoi confronti, quanto piuttosto cercare di, diciamo, aiutare comunque questa persona immaginaria, questa persona ipotetica, nel cercare un attimo di rivalutare la sua situazione, quindi magari cercare delle strategie collaterali per uscirne. Sì. Allora, quello che dici tu è corretto in parte, nel senso che secondo me il discorso vale sempre la pena rimarcarlo sui disagi che vengono prima.
perché è vero, cioè quello che dici tu circa l'ancora di salvezza e tutto quanto è tutto giusto, però se tu hai un'educazione pregressa, ti faccio un esempio concreto, pratico. Mettiamo caso che tu abbia dei disagi, uno di noi ha dei disagi, allora vuole andare, magari c'è un gioco che gli piace tantissimo e vuole giocare con altre persone tranquillamente, no? In modo tale da sfogarsi e non avere problemi di gente che lo insulta, no? Per esempio, sì, vuole imparare e giocare così, in modo cooperativo, diremmo così. Beh, se lui è educato nel medium, ha mille opportunità per farlo. Ci sono, basta farsi un giro su Reddit, comunità Discord aperte ai nuovi utenti, luoghi apposta fatti per i newbie, cioè anche comunità che proprio sanno che c'è un disagio del genere, vogliono aiutare, esistono, per tutti i giochi. Poi non farai magari il contenuto di ultra alto livello, perché per quella roba lì c'è bisogno di un'organizzazione ferrea, di regole, c'è di e anche magari appunto di questo spirito competitivo pesante. Però giocherai, cioè ce la fai. Basta essere educati nel medium. Se sei educato nel medium, queste community le trovi e stai tranquillamente alla larga da quelli che ti vogliono male. Poi tu mi dici, ma io quando entro su League of Legends non so chi mi trovo di fronte al team nemico, no? Infatti ci sono delle soluzioni. Ad esempio Heroes of the Storm, che è l'equivalente di Blizzard, no? Di League of Legends, non permette la chat tra squadre avversarie, proprio per evitare questo. Cioè tu puoi comunicare solo con i tuoi compagni di squadra, ma non puoi dire niente agli altri. Perché? Perché si presuppone che tu giochi insieme a persone che ti sono amiche e con cui ti trovi bene, e il pericolo sta al di fuori. C'è gente perfino che arriva a questo risultato qua, no? Dice, ma io proprio voglio escluderlo alla base, per esempio. Però se sei educato nel medium, la community di quattro persone con cui giocare in tranquillità la trovi fisso. Ovvio, bisogna sapere un po' l'inglese. Per noi ci sono dei problemi di pubblico maggiori, perché c'è meno gente in numeri assoluti, è vero. Però anche quello può essere uno stimolo per imparare qualcosa e migliorare. Ti dico, è vero quanto stai dicendo, però diciamo che facendo un discorso del genere rischiamo anche di cadere nella vittimizzazione secondaria della vittima, cioè il fatto che la vittima non è stata educata ad essere vittima. Ovviamente non è quello che stai dicendo, lo so, però diciamo che è un discorso che ha delle implicazioni che possono essere facilmente fraintendibili in questo senso. Trovo piuttosto molto più facile e corretto fare un'educazione al cercare di, diciamo, andare incontro al prossimo, piuttosto che cercare di affossarlo perché magari non è tanto bravo quanto me, o perché magari, non so, ad esempio su League of Legends molte volte c'è una percezione errata magari anche di quello che fanno gli altri, perché tu in quel momento sei concentrato su quello che stai facendo, non ti accorgi che magari gli altri hanno fatto qualcosa per aiutarti e quindi della colpa agli altri. Quella, diciamo, che è un po' è un metodo per cercare di proteggere il proprio io, se vogliamo, quindi della colpa agli altri, quindi cominci a bullizzare quell'altra persona. Naturalmente è sbagliato, quindi l'educazione in questo senso è molto più corretta se fatta nel senso devi cercare di fare un focus centrato su di te, non un focus centrato sugli altri. Non ho niente da dire su questo. Guarda, io il mio discorso al 99% era basato su quello che diceva Simone circa il fatto che poi ci sono persone che stanno talmente male che di fronte a una provocazione del genere prendono anche misure drastiche. Per tutti gli altri, nel senso, ognuno farà le sue valutazioni, gli altri sono persone che riescono a gestirsela, bene per loro, se si trovano bene rimarranno sul gioco, se si trovano male se ne andranno, se vorranno impareranno, se no boh. Tutto il resto è fatto per patologia, laddove non c'è la patologia chi se ne importa, ognuno faccia come vuole. Tra l'altro, poi chiudiamo questo discorso, passiamo all'ultimo punto perché si è fatta comunque una certa. Ciasci che scrive che bisogna essere per forza, non posso dire quella parola, per guidare un gruppo che punta a un obiettivo in modo competitivo, come Jordan nella serie TV The Last Dance ha detto: solo chi non ha vinto nulla non capisce il perché io devo essere stato, cioè devo aver insultato così tanto i miei compagni. Vero, però sono, cioè tra essere, cioè insultare i compagni in un determinato modo e
augurare la morte, cioè proprio il tipo di insulto, no? Cioè, l'insulto uno è costruttivo, uno è costruttivo. Esatto, esatto. E poi comunque sono tuoi compagni di squadra con cui vivi, no? Con cui collabori ogni giorno, la tua squadra. Se una persona è sconosciuta, entra appunto nel team, questo no, non sa come gioca la squadra, non, magari era una delle prime partite e viene subito subissato di insulti pesanti, allora è comunque, cioè è un comportamento da non, diciamo, non considerare in maniera corretta, questo assolutamente. Però comunque l'insulto, se fatto in una determinata logica, se fatto in un determinato contesto e se serve appunto per motivare la squadra a fare bene, allora ha un senso comunque il... Guarda... Vai. Quello che posso dire è che sembra una banalità, però alla fine noi finora abbiamo parlato di MMO e mondi virtuali, e i mondi virtuali sono uno specchio della realtà umana, sono un po' una seconda vita. E, certo. Essendo uno specchio della realtà umana, è naturale che riflettono sia gli aspetti positivi che quelli negativi degli uomini. Quindi da una parte c'è la voglia, la volontà di esplorare, di unirsi, di collaborare, di anche poi unire le forze per raggiungere un obiettivo che da solo non avresti ottenuto. Dall'altra parte non è male che ci sia la competitività, magari le risse, l'osteria, no? Quindi il confronto a volte anche duro e forte, magari anche gli insulti. Poi cioè io sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna cercare comunque di moderare, diciamo, non censurare, però esatto. Comunque bisogna cercare di incentivare, a mio parere bisogna incentivare i comportamenti virtuosi, che alla fine non è una cosa nuova, nel senso che già gli MMO degli anni 90, i primi MMORPG, avevano un sistema che non è altro che un karma system, cioè se tu eri un player tossico, che poi tossico si estrinsecava in termini di gameplay, cioè se tu eri uno che ammazzava tutti gli altri, diventavi un cosiddetto pick up, cioè un player kill, mentre invece se eri un giocatore che aiutava gli altri avevi dei punti karma più alti, diciamo, laddove invece uccidendo sempre gli altri giocatori diventavi un criminale, no? Per sì. Cui poi potenzialmente c'è il rischio che non venissi neanche più accettato nelle città dei giocatori. Ora ovviamente quelli erano dei tentativi pionieristici dei primi MMO, come citavamo prima, quindi giochi molto anche arretrati, però l'idea era giusta concettualmente, cioè il fatto di disincentivare i comportamenti tossici o dannosi e invece stimolare quelli più virtuosi, più positivi, ecco. Il che non vuol dire che poi dall'oggi al domani non censuri niente né rimuovi gli insulti o il PvP, che ci sarà sempre negli MMO come c'è nella vita reale, il PvP inteso come scontro. Però sì, secondo me si può fare molto comunque per aiutare una certa direzione. Tra l'altro, oltre agli insulti vari, vabbè, altri episodi di community tossica, tra virgolette, che poi in verità non era proprio la community essere tossica in questo caso, ma era più che altro determinati giocatori presi singolarmente. Io per esempio, non so, nella mia esperienza personale, a World of Warcraft anni e anni fa, alcuni giorni entravo, loggavo proprio all'inizio della mia carriera in WoW, quindi ero proprio basso livello, 10-15, proprio all'inizio della carriera, c'avevo sempre sto qui che spawnava e mi uccideva, e quindi per un'ora, un'ora e mezza tu non riuscivi a respawnare, perché appena respawnavi morivi, questo qui ti uccideva. E questo è stato un atto abbastanza era Ask. Ecco, tutto è la lore. Era Win Forest, era Ask Zor, che ammazzava quelli dell'alleanza. E questa non è no, è vero, sì, era un Tauren. Ah no, tu eri Tauren, allora eri dell'Oedda, no, eri sì, dei Nord. Pensavo che fosse l'alleanza. Eri dei Nord, grande. Io ero Tauren. Mi ricordo tantissimo un MMO che giocavo quando ero adolescente anche io, che era Fly for Fun. Era un free to play e sostanzialmente quando cominciavi a fare PvP al di fuori degli eventi ufficiali, praticamente il tuo nick cambiava colore. Quindi compariva in rosso, e sostanzialmente tutti si rifiutavano di cominciare a fare scambi con te, quindi praticamente si erano venute a creare anche le gilde dei killer, sostanzialmente. Vedi, quello era il karma system di cui parlavo prima, esatto. Sì. Cos'era? Ion? Che gioco era? No, Fly for Fun. Ah, ok.
Sì, non lo conosco, però, non conoscevo nemmeno questa le gilde di killer. Sì. Erano quelle che poi sono state nominate anche su Sword Art Online, la gilda killer, sostanzialmente, i Laughing Coffin. Sì, ma ci sono i giochi in cui sono le gilde di criminali, anche in Mortal Online, mi ricordo. È interessante, sono degli esperimenti sociali, se vogliamo, è tutto estremamente interessante. Si potrebbero scrivere dei trattati di psicologia su queste cose. Infatti, una cosa che così mi è venuta in mente è anche, anche collegata al fatto della tossicità, e anche nei free to play il modo in cui vengono gestiti, quindi anche i pagamenti e tutto il resto. Perché ad esempio mi ricordo che appunto non su Fly for Fun, ma su Nostale, che era un altro free to play, c'era la possibilità di comprare dei boost per l'esperienza. E praticamente alcune persone avevano cominciato a diventare tossiche, perché sostanzialmente potevano permettersi di pagare con i soldi veri questi boost per l'esperienza, e poi li rivendevano a prezzi allucinanti, dettando i prezzi di mercato, o magari facendo immediatamente il livello 70, il livello 80, e poi cominciando a diventare tossici perché ti insultavano se tu non riuscivi a pagare il loro aiuto nel gioco per fare i raid oppure per essere livellati. E quindi magari ti facevano lo shout in global, nella chat globale, in cui ti insultavano, in cui dicevano ah, non dovete giocare con questa persona, e mettevano il tuo nick perché si inventavano una cosa. Però ovviamente loro erano quelli famosi perché erano a livello massimo, mentre tu sei un nessuno. Quindi ovviamente a chi andava la fiducia? A te oppure a quello che era famoso? Vedi, lo stigma sociale. Esatto. Sì. Io quello che posso dire, solo per chiudere, riguardo alle community tossiche, io ad esempio ho sempre considerato un po' tossiche quelle community che non accettano le critiche, non tanto quelli che insultano, quelli che, o meglio, insultano perché non sanno come argomentare. Per cui ad esempio, siccome io sono un giornalista videoludico, sarà deformazione professionale, però avendo scritto tante recensioni in vita mia, mi è capitato appunto di scrivere molte recensioni su questo, quelle MMO, e a volte ci sono alcune community in cui tu magari critichi un MMO senza poi dire che fa schifo, però comunque muovi dei difetti e subito insulti, la, cioè, arriva il ti si insulta. Allora per me quello è un po' tossico. Poi per carità, sì, non che io mi nel senso, anzi li mando pure, gli rispondo anche, sono sempre stato uno che rispondeva, si è fatto anche delle antipatie dei nemici, però è così, è il gioco della vita, come un gioco di ruolo, no? Anche nella real life, però fa notare, cioè fa riflettere questa cosa che tu magari pubblichi una recensione di ragazzi, comunque non gli ho dato magari 7 su 10, che è un voto discreto, e arriva la gente, questo non capisce niente, muore, vaffanculo, cioè, insomma, sono cose comunque che fanno riflettere anche sulla maturità mentale di questi personaggi, perché poi spesso i personaggi che mi insultavano erano, come direbbe De Luca, no? personaggetti, spesso erano dei quarantenni, cioè non erano neanche, certo, ragazzi giovani, dice, vabbè, va alle medie, cioè poi avevo gente che poi andavi a vedere il profilo, avevano 40-50 anni, e allora dici, vabbè, io di sicuro non mi suicido, però dico, sono più loro che dovrebbero riflettere, no? Sulla assolutamente, maturità. Anche perché proprio le critiche. Sono le persone che non riescono a fare proprio una critica obiettiva, no? E quindi guardare il prodotto che loro amano così tanto da esterni, e quindi a capire che oltre ad avere solo punti di forza ha anche punti deboli. È normale. Esatto, noi è quello che dicevo prima. Noi in quanto MMO.it abbiamo sempre cercato di far capire questo, che in Italia è difficile da far passare perché tendiamo una mentalità per tifoseria, che tu puoi cercare di dare un occhio critico sul prodotto senza per questo dire che fa schifo. Ma voglio dire, noi per primi abbiamo giocato centinaia di ore a WoW, però saremmo liberi di fare una critica su WoW perché magari l'ultima espansione aveva dei problemi, che ne so io, di gameplay o di altro tipo. Cioè, nulla è intoccabile, a maggior ragione nella società iperconsumistica del 2020. Bisogna partire dal presupposto che tu hai diritto, cioè, se vuoi fare una critica costruttiva, non deve esserci l'idea che un prodotto, un medium è intoccabile, e quindi se provi a fare mezza critica arriva la community che ti vuole far tacere, anche perché poi quello a cui, cioè, noi dobbiamo sempre dare importanza alla libertà di espressione. Allora queste sono anche forme subdole di dire come tu non puoi parlare perché c'è una specie di dittatura della maggioranza, per cui se quel gioco piace alla community bisogna cercare di far tacere i critici, dove invece ovviamente le diverse voci sono ricchezza, no? Esatto, soprattutto per la software house, certo, che molte volte, no, usa quelle critiche
per aggiornamenti futuri, patch futuri. Assolutamente, è giusto criticare a volte anche severamente, perché se nessuno criticasse, le compagnie dicono, sai che c'è, ci prendiamo i soldi e basta. Bravo. I giochi non migliorano mai, se fosse saremmo fermi al 1990, no? In termini di tecnologia, di gameplay, di grafica, laddove invece è giusto che ci sia un'evoluzione del medium, e l'evoluzione spesso arriva anche da una critica, dalle critiche costruttive. Stai descrivendo la Square Enix per caso? Blizzard, Square Enix, no? Bethesda, non ne parliamo, mamma mia. Di questo rapporto di amore e odio. Sì, sfondiamo poi il tappeto. Diciamo che con Square Enix ho proprio questo rapporto appunto di amore e odio, perché la critico molto, ma sostanzialmente evidentemente Square Enix non legge le critiche e negli ultimi anni si è un po' gonfiata tanto e sta facendo uscire soltanto prodotti di dubbia qualità, mettiamola così. Forse l'unico che effettivamente si sta un po' salvando è appunto Final Fantasy XIV, perché è una direzione un po' esterna e perché sanno che non possono sbagliare su quello. Eh sì, infatti MMO che è partito malissimo, Final Fantasy XIV, poi è stato salvato in con una cooperazione a Realm Reborn di Naoki Yoshida, è stato forse una delle operazioni più clamorose di, cioè l'hanno ribaltato come un calzino, no? È un'operazione, è nato come un fallimento totale e ad oggi è uno degli MMO più giocati e più apprezzati sulla piazza, quindi sì, è stato molto complesso e anche molto interessante come operazione di rinascita. Sì, ma credo anche che fosse perché loro si aspettavano che magari tutti quelli che giocavano a Final Fantasy XI, che era l'altro MMO della Square Enix, si trasferissero automaticamente nel 14, senza però contare il fatto che oltre all'abbonamento che si doveva pagare, dovevano anche comprarsi il gioco, quindi dovevi pagare per poter pagare sostanzialmente. Assolutamente, sì. Comunque, tra l'altro, nei videogiochi, no? La critica è fondamentale, basta che non sia appunto, come dice Giulio, cioè, l'attaccamento al titolo non deve essere, una cosa che ti chiude gli occhi, cioè, ha proprio amore. Non devi diventare cieco, esatto. Devi diventare cieco. E lì appunto che serve, occhiate critiche, perché World of Warcraft può piacere un sacco, però è importante capire appunto anche i punti deboli per appunto fornire, come diceva appunto Plinus, un'evoluzione al gioco. Assolutamente, sì, altrimenti diventi un fanboy, no? Sulla fiducia, ed è quello che vogliono ovviamente le compagnie, certo. Le software house, i publisher, però così facendo tu stai facendo il loro gioco e non il gioco del consumatore, mentre invece noi cerchiamo di fare il gioco del consumatore, cioè proteggerlo, no? Comunque far capire le criticità. Io vi farei un'ultimissima domanda prima di chiudere, una domanda molto personale, dato che abbiamo già parlato un po' di un bel po' di cose. MMO preferito e MMO più odiato, perché? Ma un preferito probabilmente World of Warcraft tra TBC e WOTLK, che è stato il mio World of Warcraft, più che per il gioco in sé, per tutto quello che ha contornato il gioco. Era la formula perfetta per il momento storico, con una serie di contingenze favorevoli nella mia vita personale, quindi non c'è dubbio, direi, su questo. Il più odiato penso potrebbe essere Elder Scrolls Online. Bravo, anche il mio uguale, bravo. Un po' il sintomo di quello che non va, secondo me, ed è la formula che non va proposta al massimo. Piace però, e quindi a me dispiace che piaccia. Sì, sono d'accordo. Ripetitivo in una maniera incredibile, quest noiose, banali, dungeon tutti uguali, grande abbondanza, poco significato alle cose, molto tempo da dedicare, appunto, con poco significato, anche estensivo e noioso in una maniera inverosimile. È un po' l'emblema del quantity over quality, cioè tantissima quantità e poca qualità. Infatti Andrea, vedo che hai subito individuato qual è, ad esempio, una delle community che quando noi la criticavamo non prendeva a cuore leggero le nostre critiche, no? Perfetto. No, comunque sì, allora a questo punto io devo cambiare per non essere ripetitivo. Allora, vediamo.
Vabbè, come MMO preferiti ne cito un po' perché non posso dirne uno solo. Ovviamente WoW ha avuto un'importanza enorme anche per me, e ce l'ha avuta anche poi WoW Classic, cioè l'operazione nostalgia con cui poi hanno ripreso. Assolutamente, io l'anno scorso ci hanno dato un sacco su WoW Classic, è stata un'esperienza di gruppo bellissima con i miei amici, cioè siamo tutti per 2 mesi, 3 mesi siamo tutti tornati giovani, no? Poi è finita la magia, però per 2 mesi. E poi oltre a WoW cito anche la saga di Guild Wars, inteso come franchise, quindi sia il primo Guild Wars, che è stato un titolo storico per gli MMO e troppo spesso dimenticato perché moltissimi non se lo ricordano, e anche Guild Wars 2 che giochiamo tuttora e comunque rimane un titolo spesso sottovalutato, però con enormi meriti. E poi cito anche, proprio per una questione mia di passione personale, cito anche Sea of Thieves, che è un gioco assolutamente non privo di difetti, cioè ha tanti difetti, ha tanti problemi, però è così bello, che io sono un appassionato di pirati e quindi alla fine è bello, insomma, di tanto in tanto prendere, partire con la nave, andare a navigare per i 7 mari, esplorare le isole all'orizzonte, insomma è un po' quell'esperienza magica, no? Che ti fa tornare un po' ragazzino. Poi ripeto, comunque il gioco ha dei difetti, ecco. Il peggiore MMO, sì, è difficile. Allora, sicuramente io posso citare quelli con cui mi sono trovato peggio a livello di esperienza ludica, che sostanzialmente per chi mi segue lo sa che io ho avuto enormi problemi con Shadow of the Avatar, che era questo progetto di Richard Garriott, il creatore di Ultima Online, che da Ultima Online ci aspettavamo tutti, capito, il messia, e invece ha fatto una porcheria, ecco, giusto per non dire paolacce, però insomma, ha fatto una ciofeca. Ma che si chiama? Quindi, Shroud of the Avatar, adesso lo scrivo, ha un nome abbastanza impronunciabile. Comunque sì, sì, infatti è abbastanza triste pensare che sia stato creato dal creatore di Ultima Online, insomma, eccetera. E poi vabbè, chi ci segue su MMO.it sa che ultimamente ho avuto un'esperienza molto negativa anche con Crowfall, che adesso magari non definirei il peggiore, l'MMO più odiato, però sicuramente ho avuto un'esperienza molto negativa perché ho fatto uno streaming di 3 ore e mezza, uno streaming lunghissimo, e cioè hai poi ferito una martellata, penso, per tutta una serie di problemi a livello di gameplay, di ottimizzazione, di lag, insomma, non mi è piaciuto, ecco. E quindi in generale sì, poi non è che ci siano dei giochi che odio, ma sicuramente ci sono dei giochi in cui che mi trovo male a giocare, cioè che dei giochi che non fanno per me, e allora alla fine io con gli MMO mi voglio divertire, per cui se non mi diverto diventa anche una sofferenza. La nostra chat è un po' sadica, quindi è sempre lì che dice dai dai fate, quindi abbiamo una rubrica apposita che si chiama MMO Disagio, in cui apposta portiamo i giochi più brutti e più disagianti in modo che la chat... community tossica. Solo che ci devi giocare tu, Plinius, quindi non è bellissimo. Io, sì, ma adesso cerchiamo di coinvolgere anche Askzor qualche volta, che fa il furbo, fa l'ognorri, solitamente sono sempre io che mi sporco le mani. Però sì, insomma, è divertente. Io immagino che per chi li guarda, per chi li veda, questi streaming siano divertenti. Io mi diverto un po' meno, però sì, il disagio comunque tira su internet. Ma hai visto giocare anche uno dei nuovi MMO che sono usciti da poco sulla PlayStation 4, anche Blashing qualcosa? Bless, sì, oh. Sì, Bless Unleashed, sì, esatto. Anche qui un bel disagio, va? Come mai? La Play 4? Sì, è uscito prima su PC col nome di Bless Online, è fallito 2 volte, tre volte su PC, e allora gli hanno cambiato nome e l'hanno venduto su PlayStation, e adesso è arrivato anche su PC, perché infatti io ci stavo giocando su... Io non ho la Play in questo momento, ci stavo giocando su PC, però era lo stesso gioco, addirittura con l'interfaccia consolara, peccato che io giocavo con mouse e tastiera, Madonna. Quindi è un disagio, insomma una robaccia, c'è tanta robaccia, ecco, nel mercato odierno, ed è per questo che diventa ancora più importante distinguere ciò che davvero merita da ciò che invece non lo è, non è meritevole, non è degno di essere trattato con rispetto, ecco. Mm-hmm. Tu Simo? Tu sì. Chiedo anche a te. Ti dico. Potrei dire in tutte e due le categorie League of Legends, però abbiamo detto che effettivamente non è un MMORPG, quindi lo evitiamo. Allora, come preferito devo dire che mi è rimasto dall'adolescenza Fly for Fun, perché era veramente bello, è stato quello in cui ho conosciuto anche una mia cara amica qua di Torino, in cui comunque effettivamente mi rinchiudo
chiudevo quasi tutti i giorni durante quegli anni. Tutto in esico. Come? No, dicevo, siamo treto in esico. Sì, esatto. Per una volta sono i milanesi in minoranza. No, comunque, quello mi piaceva veramente tanto, era proprio un esempio di free to play che effettivamente funzionava, perché per quanto ci fossero delle cose da poter shoppare, non era così incisivo sul resto del gioco, non era un pay to win, in questo senso. Più odiato, sinceramente direi anche io Elder Scroll, onestamente, perché l'ho veramente detestato. L'avevo comprato perché ero tanto contento che finalmente Skyrim avesse la sua versione online. Anch'io. Io l'ho recensito per Spazio Games, sì, sì. Una fatica tremenda. I 50 euro sì. Buttati nella peggiore maniera che io... Che adesso lo trovi a tipo 6 euro. Sì, perché nessuno lo vuole. Scatolato, cioè, nessuno sì. Proprio. Anche perché poi ogni 2x3 esce proprio un aggiornamento. Bravo, è quello il problema. È quello il problema, perché ogni tre mesi esce un DLC a pagamento. Allora lì c'è a prezzo pieno, tra l'altro. Sì. Esatto. Allora tu addirittura se paghi l'abbonamento c'è il canone mensile che è opzionale, non è obbligatorio. Però anche se tu paghi il canone mensile non hai comunque incluse le espansioni. Quindi tu devi acquistare il gioco base, poi se vuoi avere l'esperienza completa, ok? Se vuoi avere l'esperienza completa devi comprare il gioco base, poi devi pagare il canone mensile e poi devi acquistare le singole espansioni. Cioè una roba per me folle a livello commerciale. Però a tanti piace, questo è giusto dirlo, cioè... È un gioco sì, con tanti contenuti, con tanta roba da fare, ti permette di esplorare tutto il mondo virtuale di Tamriel, c'è chi diverte, molti diverte. Poi vi dico, al tempo avevo anche una connessione orribile, c'erano quasi ogni giorno aggiornamenti da 80 gigabyte e io... È vero. Infatti io ho giocato con un amico e ogni settimana dovevamo interrompere la nerdata su ESO perché c'era un aggiornamento infinito. Sì, ma era poi ho fatto male tecnicamente, diciamolo, nel senso che ad esempio WoW, perché è un grande MMO, vabbè, per 3000 motivi che finiamo domattina di parlarne, però ad esempio è un grande MMO anche tecnicamente, ad esempio una generata di Blizzard è che tu puoi giocare a WoW anche mentre sta scaricando, che oggi è una cosa diffusa, ma esatto. 6 anni fa era una cosa che impossibile. Questo è assolutamente impossibile, cioè ogni volta ti dava la patch da 40 giga, tu dicevi rip, gioco domani. Cioè, a livello tecnico queste sono cose comunque che pesano, perché insomma sono cose che contano. Non tutti hanno la connessione ultra fibra 200 megabit, no? Con un SSD da 1 tera, quindi queste cose vanno considerate. Quella è stata la genialità, secondo me, di WoW, di creare un MMO che nel 2004 girava persino sulle caffettiere e lo stesso vale ancora oggi. Sì, assolutamente d'accordo. Anche a prescindere dalla grafica, che comunque si è evoluta, a prescindere comunque da tutto, è molto più innovativo di certi MMO che escono adesso. Cioè, continua a essere... Punta sull'arte, WoW punta più sulla direzione artistica che sulla mera potenza grafica, e quella è stata una grande illuminazione che molti non avevano pensato, ed è anche il motivo per cui, sebbene il gioco abbia 16 anni sul groppone, è sicuramente l'MMO invecchiato meglio, nel senso che se tu guardi un qualsiasi altro MMO del 2004, ti cavi gli occhi, cioè sono tutti brutti, mi dispiace dirlo, però purtroppo sono tutti brutti. WoW è quello che è invecchiato meglio, perché hanno avuto questa intuizione che col tempo si è rivelata vincente, cioè di non puntare sulla tecnica che passa col tempo per definizione, ma di puntare sull'arte. Sì, assolutamente d'accordo. Quindi per... Mancano i tuoi, quindi. Com'è, Simo? Mancano i tuoi adesso. Ah, io peggiore ESO, ma è migliore a mani bassissime. È migliore Neverwinter, sia per una questione nostalgica... sia per una questione anche di gameplay e di quello free to play, no? Intendi? Sì. Io l'ho giocato prima su computer, poi su PS4. Proprio il fatto di fare raid, il sistema di leveling, di potenziamento, in cui puoi trovare oggetti. È una cosa che mi è sempre piaciuta in Neverwinter. Poi la cosa bella è che ogni aggiornamento non è a pagamento e aggiunge moltissimi contenuti in più, aggiunge moltissime missioni, che è vero, a volte sono ripetitive, però cioè io dico che è il mio preferito anche proprio per una questione anche nostalgica. Poi sì, avrà mille difetti, anche mille pregi,
e lo premio, diciamo, con il gradino più alto del podio. Ci sta. Comunque abbiamo parlato questa sera di community tossiche, però abbiamo parlato anche dell'importanza del gruppo e della gilda negli MMO, che alla fine è uno dei fattori che induce il giocatore a entrare e a far parte proprio di una community MMO. Quindi partecipare, giocare sia da solo all'inizio che poi più avanti, più il giocatore diventa forte, più livella, inizierà a far parte di un gruppo, di una gilda e conoscerà altre persone, come diceva prima Simone, no? Che ha conosciuto una cara amica su, non mi ricordo come si chiama il gioco, l'ho già dimenticato. Esatto. Quindi come citando la McGonagall, proprio nel gioco, negli MMO, soprattutto negli MMORPG, il giocatore ha una sfida, è chiamato a una sfida impossibile, tra virgolette impossibile, no? Come salvare il mondo. E quindi questo motiva il giocatore a far sempre meglio, qualcosa che nella vita reale non è, diciamo, difficile realizzare, perché gli obiettivi, manca proprio quell'obiettivo che ti, diciamo, porta a raggiungere un epic win, come succede magari negli MMO. E infatti la McGonagall dice che gli MMO hanno proprio questo punto di forza, cioè quello di stimolare e avere sempre un livello di sfida che aumenta a seconda del livello del giocatore. Quindi più il giocatore è di livella, più aumenta anche il livello della sfida e le missioni diventano, diciamo, sempre più sfidanti per il giocatore, tengono sempre il suo passo. Cioè l'MMO non diventerà mai troppo facile, per quello le persone fanno fatica ad annoiarsi in un MMO. Sto facendo un po' una digressione. Prossimo appuntamento saremo sul canale di MMO, vediamo un po' il giorno, direi teniamo sempre le 2 settimane come span temporale. Sì, va benissimo. Per noi benissimo. Anche perché la prossima settimana mi tolgo il dente del giudizio. Auguri. Uno solo? Sì. Bene. Meno male. Quindi tra due venerdì, ragazzi. L'11 dicembre sul canale degli MMO.it, che vi consiglio comunque di andare a seguire su Facebook, su Twitch e di leggervi un po' di loro articoli, perché appunto, come dicevano, oltre a parlare di novità del mondo MMO eccetera, fanno anche recensioni molto critiche, mai in senso da fanboy tra virgolette, quindi sono assolutamente una pagina che vi consigliamo. Grande. Grande, raga, grazie mille di averci ospitato. È stata una bella serata. Molto interessante, sì. Cioè, ci sono sempre, ovviamente, su psicologia, videogiochi ed MMO potresti fare 15 live, non 2, non una. Potresti farne un anno. Abbiamo pensato ieri io e Simona, proprio abbiamo fatto un brainstorming di possibili temi di psicologia MMO. Abbiamo scritto quasi 2 pagine di Word, sì. Proprio a elenco puntato, quindi esatto. Bene, bene, pian piano li svisceremo. Grazie a tutti, comunque ringrazio. Grazie a voi, ragazzi. Bella, ragazzi, grazie anche agli utenti in chat, grazie per aver partecipato. E per quanto riguarda noi, per cui io e Giacomo da parte nostra, diciamo di seguirci e rimanere sempre sintonizzati su MMO.it. Buonanotte a tutti. Buonanotte.